Eccoci, buon pomeriggio a tutti. Ore 18, puntuali come sempre. Oggi facciamo questa super puntata di Ti consiglio un disco con super ospite Massimo Farini. Oggi parleremo di due dischi spettacolari l'uno e l'altro. Ciao, salvo, benvenuto. Benvenuto, smutati, però. Aspetta, che sei muto ancora, eh. <ride> Eccomi, eccomi, finalmente ho voce. Sì, sì, <ride> ho, ho voce ho in voce. capito. <ride> allora, <ride> buon pomeriggio a tutti, benvenuti a questa diretta di Ti consiglio un disco. Io sono veramente molto contento perché quando abbiamo iniziato a progettare le dirette di Ti consiglio un disco insieme a degli ospiti, a dei musicisti, grandi musicisti, ovviamente uno dei primi, grande nostro amico, insomma da sempre, che eh, ci è venuto in mente è stato Massimo Barini. E oggi finalmente abbiamo... Quagliato. Abbiamo, abbiamo realizzato insomma questa, questo, questa diretta e siamo qui con due dischi veramente. Uno in cui Massimo ha suonato da, da giovane, aveva 25 anni all'epoca, e l'altro invece un disco che lui è, considera un disco importante per la sua vita. E quando me l'ha detto, io sono stato più che concorde perché è importante anche nella mia. È un disco fenomenale, ma lo vedremo dopo. E eh certo. Intanto salutiamo un po' di amici, intanto c'è il countdown che va, tra un minutino partiamo eh, Ciao Roberto Mario Pagano, ciao Christopher Bignamini, Ivan75 benvenuti, buon, buon pomeriggio Ciao Alessandro Minci, ciao Davide Greco, buon pomeriggio Ci sono un, un sacco di pagano, pagano nelle dirette, mi eh, sembra eh, che è, è ieri vero, sera c'era Gianluca Pagano Non sono i miei parenti, giuro non li ho pagati, non sono i miei parenti <ride> Se stanno qui li pagano, no? Curioso mi di Mi sono accorto che non volevo... Non volevo fare pubblicità, la birra l'ho travasata. Poi mi sono appena accorto che il bicchiere C è della stessa birra. Vabbè. <ride> Curioso di vedere un ospite del genere, Urbiga, ti consiglio un disco. Cosa ci sarà? Eh, non vedrete. Ciao ragazzi, ciao Alessandro Lavaggi, ciao Marilu Depp, ciao Alessandro Pesce, ciao Francesco De Rossi, dai Gatti Fratici, bravo. Ciao Matteo Ricotto, buon pomeriggio. Vediamo un po'. Ciao Marco Miotto, ciao, ciao Angelo Savarino, Vincenzo Facchiano, buon pomeriggio, ciao Max Bongio, bene un sacco di gente, oggi ci divertiamo alla morte, non lo conosco giuro, Roberto Mario Pagano, non lo conosco giuro. <ride> per occasione stiamo streamando ovviamente pure sui canali di Max su YouTube e su Facebook e quindi adesso andiamo a incominciare. Bene, Salvo, senti, vuoi fare un attimo il cappello introduttivo di questa puntata? Eh, di come mai avete scelto questi due dischi, anche senza dirli, no? Assolutamente. Allora, intanto. Come vi dicevo, un è un disco in cui Massimo ha suonato, l'altro è un disco che ha amato, insomma, è importante nella sua vita e nella sua discografia. Abbiamo scelto... ma in realtà, sai, non c'è stata neanche una grande decisione, un grande brainstorming, no, come si dice oggi, perché a tutte e due ci è venuta la stessa idea, che è un disco degli anni 90, come vi dicevo, metà anni 90, che a me è sempre piaciuto, per l'artista che lo ha registrato... È sicuramente stato un disco importante che però diciamo non è stato proprio il, eh, il forse il passo più lungimirante da un punto di vista commerciale della sua carriera ma secondo me è importante ricordarlo perché sono quelle cose eh, che vanno recuperate. Tra l'altro, secondo me il singolo proprio tratto da questo disco è uno dei migliori brani di rock italiano anni 90. E così, tra l'altro, apriamo anche una parentesi su quella decade e qualcosa in più anche del rock italiano, che in, quel, insomma, in quegli anni era molto sviluppato da band come Timoria, Lil Fiba, eh, Negrita. Insomma, li ricordiamo tutti. E il secondo album, come vi dicevo, l'ha scelto Massimo, ed è, è un album dell'89. Eh, la band viene associata comunque come una delle maggiori band degli anni 80 ed è il loro capolavoro eh, ed è un capolavoro della discografia, è un capolavoro anche del, da un, tanti punti di vista del pop, anche se dentro ci sono un sacco di influenze eh, e anche della fonia, perché eh, poi ne parleremo, è stato registrato in maniera eccellente e, e quindi insomma, ne godiamo. La, par la parte divertente è che poi eh, ovviamente soprattutto il primo dei due che è quello dove Massimo certo. ha registrato tutte le chitarre potremmo anche entrare un po' nei dettagli di cosa ha usato, come la registrato, degli strumenti e lui si è preparato un bel Ma... po' di kick. Max oh, ci guarda. ha preparato delle sorprese incredibili. Eh, <ride> <ride> Comunque è tutto a posto, siamo tutti online, quindi io direi che <ride> abbiamo chiacchierato già abbastanza. Sì. Ladies and gentlemen, Mr. Massimo Varini. Ciao Max. Ta che sorpresa! Noi ci vediamo da un po di tempo. <ride> L'ospite a sorpresa. <ride> L'ospite a sorpresa, ma annunciato. Ciao a tutti ragazzi. Bene. bene come stai? Tutto bene? Finalmente Tutto la tua connessione è a posto. Questa cosa mi Finalmente. dà una gioia infinita, guarda, Dio dopo anni di team che è arrivata, anche se non con la fibra col doppino telefonico, ma è arrivata e io sto bene, tranne un orzaiolino che mi è arrivato in un occhietto, però sto bene, sto bene, dai. Bene, senti, ci vuoi svelare intanto che disco è della tua discografia chitarristica quello che tu hai pensato di portare oggi? Allora, come diceva prima Salvatore, in realtà è stato, mh, non abbiamo nemmeno dovuto perderci tanto tempo a scegliere. Salvatore, ha detto, una volta sarebbe bello, eh, un disco importante è venuto fuori la fabbrica di plastica. Perché la fabbrica di plastica? Perché. Mh, ho fatto dischi che sono andati meglio, che, sono, che hanno venduto di più, che hanno venduto Grammy, eh, ma la fabbrica di plastica resta non solo per Salvatore e per Gianluca e per Salvatore, perdonami, eh, e per Gianluca una pietra miliare, ma nella musica italiana ha segnato un, un passo importante eh, dove. Rappresenta veramente il disco di Gianluca, perché Gianluca per realizzarlo in questo modo ha avuto tutti contro, eh, nessuno era d'accordo. Eh... Su quello che lui ha combinato io stesso, anche se io non contavo niente, forse ieri sera durante ho, ho seguito la vostra diretta durante mh, la diretta con la con Lazzareno. Lazzareno. Forse è venuto fuori che io ho prodotto, eccetera. Ma in realtà, io nel, nel disco di Gianluca, io ho suonato solo le chitarre, non mi sono occupato di produzione, di soltanto di suonare chitarre. Che calcolando quello anche che vedremo di cui parleremo, è eh, già abbastanza. <ride> tantissime chitarre le aveva suonate lui e eh, anche pensate. È stato un disco. Adesso, magari, piano piano ci entriamo Ma yes. mh, molto intenso. Molto importante anche proprio per la mia, mh, per la mia formazione, cioè io ogni, ci sono cose della fabbrica di plastica che io trovo ancora. Ho registrato, sto, anzi sto registrando eh, come dicevo prima con Thomas un, un mio pezzo elettrico e lì dentro. Ecco, vedi, abbiamo, abbiamo detto che stavano tutto a posto. Le, con le è proprio buffa, porca miseria. Guarda. Aspetta, andiamo se si riprende. Intanto, Senti, fammi vedere il disco visto che Eccolo. non ce l'hai in vinile, oh. però, in no? Eh, non esiste Enco. in vinile, cioè anche volendo, ah, okay. è solo in CD, o ovviamente. Streaming, tra l'altro, <coughs> ragazzi, io non, non diciamo che non oscillo tra il vinile e lo streaming oramai, no? Di cd, diciamo che non figuratevi, non ho neanche più un lettore decente a casa. Diciamo se li ascolto, li ascolto tramite altri mezzi. E era da tanto tempo, come dicevo prima, Thomas, che mi ricordavo cosa voleva dire tirar fuori il librettino da un cd. Essendomi un po' calata la mano, mentre adesso se prendo un vinile veramente lo prendo così, cioè ci ho messo 10 minuti a tirar fuori con l'unghia ah, eh, sì, sì. so... okay. che culo eh, eh, eh dicevo te, ma sì, Fanta... proprio. Citato... <ride> ho appena citato la team vabbè no però devo dire che da quando mi hanno collegato non era più successo Ti... ne... non so fino a dove mi avete sentito poi sono arrivate delle rotelline dicevo per quello che c'è che è stato che ha rappresentato la fabbrica di plastica io me la ritrovo tutti i giorni quando suono ci sono alcune parti che io eh, ho imparato lì su alcune cose più che altro di emozione eh, che l'emozione comanda quello che suonerai quello che suonerai veicolerà l'emozione quello che, che forse discrimina il suonare, fare musica tra eh, l'arte e l'entertainment tu pensi arte e questa può creare l'entertainment certo bene dai allora io Vogliamo io vorrei... un po'... Un... vai vai scusa Salvo sì. vai vai No, 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 no volevo... dicevo che Max vai. ci ha portato un bel po' di foto di quel tempo, sì. quindi quando, quando siamo pronti io farei vedere un po' di foto, così certo. la contestualizziamo pure bene, vai, vai. Esattamente. Allora, no, io la prima cosa che un po' l'ha introdotta Max è che ci fu decisamente un cambio di rotta, no? Gianluca, veniva, Gianluca Grignani veniva dall'enorme successo di Destinazione Paradiso, quindi comunque una un'impronta musicale molto melodica, lui molto legato a Battisti, si diceva, insomma, all'epoca, insomma, anche con qualche ragione, direi, e quindi con pezzi come La mia storia tra le dita, eh, Falco Bari, insomma, brani che... Hanno accompagnato, cioè io, che per esempio a quel tempo facevo uh, le scuole superiori, cioè, me, me li ricordo abbondantemente perché in gita praticamente si, si, si suonava sempre le canzoni di Grignani. Quindi, ma questo è, è, è simbolico perché, appunto, si smetteva con Battisti, si iniziava con Grignani. Dopo questa uh, c'è la svolta rock, che è o svolta rock in realtà che poi forse era quello che lui voleva fare anche dall'inizio e tra l'altro mi è piaciuto il fatto che ogni tanto ci azzecco anch'io perché anche parlando eh, con Massimo su Whatsapp eccetera io gli introducevo le cose ehm, che lui comunque si era ispirato molto al rock inglese poi ho fatto alcune ricerche e effettivamente io avevo in mente radio ed ho fatto alcune ricerche e ho, ho letto che lui voleva rifare proprio The Bands dei radio quindi alla fine il mio orecchio qualcosa ancora serve soprattutto tra l'altro sul, sul singolo lo sento tantissimo sulle chitarre, eccetera. Quindi, co come ce la racconti tu che l'hai vissuta dall'interno? Ovviamente i dissidi si sa che ci sono stati, anche Massimo Luca, insomma, il produttore non era proprio convinto, nessuno era convinto di questa svolta. Ma lui co come la viveva? Come Era il 96, ricordiamolo, quindi 95-96 era proprio l'anno del della British Invasion 2.0. Noi abbiamo registrato a cavallo del Capodanno, del, cioè intorno a Natale, Capodanno del 95, quindi 95 perché poi è uscito nel 96. Sicuramente lui aveva un retaggio battistiano anche perché, perché lui scriveva in quel modo, e poi perché il suo produttore, Massimo Luca, era il grandissimo chitarrista che ha suonato per anni con Battisti, ma anche con Mine, eccetera, e con Concato, quindi c'era quel tipo di approccio. Però mentre nel primo disco eh, io non c'ero, però da quello che ho sentito... Ehm, Gianluca aveva, diciamo, semplicemente cantato dopo aver scritto le canzoni, che non lo metterei sicuramente in secondo piano. E era un disco fatto più da, eh, da Luca e da Massimo Luca e, e quindi da quel team dove eh, magari a Gianluca quel, quel disco forse magari nemmeno piaceva così tanto. Questo non gli ero mai chiesto. Invece, quando siamo arrivati a a Registrare la fabbrica di plastica, questo, questo team fu messo in piedi e, peraltro, io portai, portai il mio batterista, eh, Roberto Molinari, che era il batterista della mia band, perché lui voleva fare qualcosa proprio tipo band. Franco Cristaldi al basso, poi c'era lui, quindi la band era questa e c'era Massimo Luca che un po' supervisionava, ma la responsabilità di tutto quanto era su Gianluca e, e Greg Walsh, che era il fonico, fa, il famoso Greg Walsh fa, anche per essere col cognome Walsh, che non c'entra con gli Eagles, ma con la parte di Walsh che era stata eh, per The Wall. E, e che tra l'altro questo... aveva lavorato con Battisti. Anche lui, anche lui, sì sì. E lui c'era un aneddoto troppo bello che raccontava, veramente troppo lungo raccontare gli aneddoti di Ramati. E, ma, ehm, e quindi... Quando noi ascoltammo il disco, entrammo in studio nello studio L'Angelo di Ron. Eravamo a, mi sembra che si chiami Carlasco. Eh, la Carlasco, sì, sì. Sì, che sono tanti anni che non ci torno più. Questa bellissima villa dove dentro c'è lo studio e noi dormivamo sopra. Quindi, se si doveva fare anche notte, chi non doveva suonare poteva anche andare in camera a rilassarsi, come si faceva una volta negli studi, anche gli studio Heaven dove ho lavorato per tanti anni. Io ho abitato agli studi Heaven tre mesi e mezzo una volta per fare un disco e, e non tornavo neanche a casa. Tutto altro mondo adesso. Bene, mentre eh, siamo arrivati lì, quindi Gianluca con la chitarra, nel, neanche in studio, proprio lì, eh, diciamo nella, eh, come la chiamano, nella living room, eh, sul divano ci ha fatto sentire questo album con i suoi fogli, con gli appunti e la percezione era che fosse un album pazzesco. Poi quando abbiamo cominciato a registrare ovviamente abbiamo seguito le, eh, le sue indicazioni e abbiamo capito che in realtà era molto violento ciò che voleva registrare. Poi lui non aveva l'esperienza di un produttore, quindi a volte non era così facile capirlo, però si, si percepiva che aveva le idee molto chiare. Cioè noi eh, provammo decine di chitarre, lì ci sono alcune cose che eh, ti fanno... Fanno capire per questo dico che mi ha formato molto quel disco perché eh, allora io avevo 25 anni. Lui, forse qualcosa di meno, credo sia un po' più giovane. Io avevo studiato tanto, avevo fatto già il disco di, di anche con Biagio, Tour, avevo un po' di esperienza e soprattutto era tutta basata su eh, su studio. Cioè, io mi reputo una persona con del talento, che quindi il talento, se tu lo metti a frutto, eh, mi sentivo abbastanza, abbastanza sicuro di ciò che sapevo. E invece quando Gianluca si esprimeva, si esprimeva con, eh, da una persona che questa formazione non l'aveva, e quindi veniva un po' forse naturale sottostimarlo. Invece quando abbiamo cominciato a provare le chitarre e gli amplificatori, lì si è capito che aveva una gra un grande orecchio e sensibilità, cioè eh, provavamo, non so, 10 chitarre, la Stratocaster con quest'ampli, con quest'ampli, con quest'ampli, quest poi quella chitarra con quell'altra, -ta, ta 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 e dopo un giorno intero di bram 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 bram, lui dice, oh no, questa l'abbiamo già sentita. Poi andavo a vedere nel mio foglietto e cavolo, aveva ragione. Quindi mh, direi una parte più geniale, eh, se uno potesse differenziare il talento in qualcosa che tu hai e che devi coltivare, la genialità in qualcosa che si presenta spontaneamente, ecco, c'erano dei momenti di genialità in tutto ciò, eh, nei suoi, in questi suoi momenti, perché sapeva che voleva qualcosa che fosse diverso, qualsiasi cosa che io suonassi. Che andavo a pescare nel mio background, seppur giovane lui non la voleva. Cioè lui riconosceva: No, ma queste sono quelle robe tipiche, sono quelle robe che fanno anche, che fanno C'era tanto eh, di, di fuoco e per questo che, ti dice, che dicevamo che vero, è stato un disco di rottura rispetto al suo passato. Però eh, nessuno era così convinto che sarebbe andato bene e non andò così bene a livello commerciale. Però è stato un disco molto importante e, e i meriti di questo disco ce li ha lui, cioè a prescindere da chi ha suonato, noi abbiamo suonato come voleva lui e, e questo è, è va riconosciuto. Cioè Io, certo, ho suonato le mie parti, poi molte, eh, una volta avevo fatto un video su degli editi, lui ha risposto: Guarda che molte le abbiamo rifatte. So che alcune chitarre le facevo io oppure facevo il suono, poi dopo le suonava lui perché le voleva suonare in un certo modo in, e quindi c'è stata una parte dove alcune cose magari sono state anche rifatte, però io le mie chitarre ovviamente le sento e le riconosco, che erano di più quando io ho finito, poi dopo sono state magari sostituite, tolte, abbiamo fatto tante robe. Certo, tra, tra l'altro, già sapere che erano di più, che sono già tante, insomma, quelle che ci sono e ci sono dentro. Poi la Tanto. cosa che mi colpisce tantissimo a me è che per il periodo che era, e parliamo sempre comunque di una produzione in Italia, la voce, cioè le chitarre, sono qua e la voce non è come al solito non ce l'hai qua spia no, in faccia è era di quel periodo british esatto eh, esatto rispetto alle chitarre che e tra l'altro con effetti ovunque, ovunque effetti particolarissimi tra l'altro tu in quel disco hai usato Libo che ancora non si, non, non non si usava non io non l'ho usato us no, mi ricordo, no, no. a livello proprio internazionale forse dello stesso album mi ricordo gli R.E.M. in New Adventures in iPhone che c'è il brano con Libo ma a livello da noi non penso Questo non di te lo so dire, io mi ehm, ho visto l'altro <ride> giorno proprio su Facebook qualcuno che ha postato una foto di un Ebow e, e uno ha scritto qualcosa di tipo: di Laura non c'è, e ovviamente ah. io, io ho sentito, sono sentito di rispondere, ho detto, guarda in realtà. Io quando lo sentì la prima volta era With Without You degli U2, di, di U2, ah. perché già certo. queste parti erano state fatte io in Italia non si. Praticamente non si trovava, lo comprai nel 93 al NAM, la prima volta che andai a Los Angeles. Al NAM, da quello che l'aveva creato, aveva questo botteghino, sai il NAM quando ci sono questi tipo due metri per due. E questo vendeva Libo, fine, non aveva nient'altro, vendeva solo Libo o IBO, questo archetto elettronico. che... Eh, non era stato sfruttato, quindi quando Gianluca lo sentì disse yeah, perché poi io che cosa facevo? Usavo l'Ebow ma mettevo anche con un piede il wah, -wah, o wah, -wah eh, e con l'altro il volume, quindi creavo con, con Eventide del, dei movimenti che sicuramente non erano sentiti e tutto ciò che non era sentito a Gianluca tendenzialmente piaceva, perché non era... Ecco, non potevo fare l'arpeggio... quelle robe lì, perché a lui non piacevano e quindi... Era lui che dettava la strada di ciò che avrebbe voluto. Io diciamo, Lui era il pittore, io ero il pennello. Quando una volta intinto il pennello, alcune chitarre dicevano, vabbè, però adesso la voglio suonare io. Allora, poi ti farò vedere. Eh, abbiamo, fa abbiamo delle foto in cui lui suona le mie chitarre sì. e c'era questo tipo di collaborazione. Guarda, c'è proprio una domanda io... su questo, dicendo che chiede, hai avuto difficoltà a tradurre quello che voleva da un punto di vista chitarristico? Avevi quel modo di suonare nel tuo bagaglio o sei dovuto andare ad ascoltare cose specifiche? Allora, è qui dove sono cresciuto, cioè io eh, avevo nel mio bagaglio la tecnica, venendo dagli anni 80 dai super chitarristi, uno pensa eh, al chitarrero, quindi dall'hard rock, io venivo più da quello, il palm muting, il controllo, eh, le chitarre doppiate, avevo già suonato, avevo già scritto Funny Funk, che prima che arrivasse il periodo degli Extreme, che quindi erano chitarre doppiate, molto controllate, dove il dovevi essere sicuro di aver doppiato anche che la pennata fosse in giù e non in su, quindi un certo tipo di cosa che lui non voleva assolutamente, perché era da chitarrista bravo, ma troppo pettinato, diciamo, no? È troppo... in... Lui voleva una... aveva già un concetto più grunge, eccetera. Quindi eh, è lì che ti dico, eh, mi porto dietro delle cose, ho dovuto rimparare alcune robe, la chitarra bassa, per esempio, no? Dicevano, di tenere la chitarra bassa e per me la chitarra era a un'altezza in cui io riuscissi a gestire il controllo dello strumento, si suonava in piedi eh, quando si facevano i take, quindi i volumi da San Siro, e, mh, però è giusto, è giusto, aveva ah, guarda aveva ragione da lì, ripeto, ho imparato delle cose perché se che sono, mh, passate, cioè, col passare del tempo, perdonatemi, mi sono incistato. Eh, col passare del tempo mi sono accorto di quanto ho imparato e di quanto mi sia servito eh, imparare da chi non aveva il filtro dello studio. Questo è una per uno che, come me, che insegna, che fa metodi, eh, e che ho sempre seguito metodi, è strano. Però, se ci pensiamo, noi eh, abbiamo più possibilità. Di trovare eh, un'uscita inaspettata e geniale da qualcuno che non ha nessun tipo di formazione piuttosto che da una persona che abbia studiato tantissimi anni, perché quello che tu studi è un qualcosa che può diventare una gabbia. Ecco, lui questa gabbia non l'aveva. E quindi non la voleva neanche da me, cosa che invece io ero un po' dentro questa gabbia. Quindi mi, mi spinse a tenere la chitarra bassa, a, i, muti, i palm muting non erano co co, co ma erano un po' più lunghi, un po' più corti. Non c'era niente di tutto quel tipo di cosa che lui eh, volesse. Ed è, secondo me, era, era figo questa cosa qui. E quindi è stato molto molto, molto importante. Che poi tra l'altro in quel periodo, mai mai... In, nel, diciamo io, che io mi ricordo, insomma, la prima, prima metà degli anni 90. Se volevi ascoltare chitarra rock in Italia, rock, proprio inteso rock, magari ti rifacevi a Vasco che riportava esattamente quel chitarrismo lì. Quello che, sì. che magari Gianluca non voleva, cioè quello del, dell'hard rock più americano. ecco. Sì, diciamo, potremmo definirlo quello che ha la chitarra. All'epoca il rock era quello con la chitarra scavata nei medi e che, che faceva chonf, 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 ok? E Invece la sua era quella più inglese ma con un retaggio che Fosse eh, un po' di Seattle per assurdo, ok? Quindi quella chitarra che fa sbrang, dove ci metti dentro anche la terza, batte fa brrr, bene. e fa bene. io ti ho segnato una cosa, come hai detto, mettimi anche alcuni pezzi. Cioè, tipo, nell'allucinazione ci sono degli accordi che tu diceva, qua tipo: fai questo accordo. Questo faceva Do e poi faceva il Do, mezzo tono Do dopo, però lasciava mm. anche il solo a vuoto. Dice, guarda, non si può fare. E lui dice perché? Perché fa schifo. Perché lui. No, il pezzo si chiama l'allucinazione e io voglio questa cosa. quindi si andava avanti, mezzotono alla volta, però la, era sempre do e lasciavi il mio vuoto, il solo vuoto, sempre. E io dicevo, non si può. E lui questa domanda, e dopo me la sono portata dietro: perché? Detto, perché c'è perché la, non, cioè la nona bemolle? E lui dice: sì, ma si chiama l'allucinazione e io questo è il suono che voglio. E io gli ho detto, cavolo, sai che. Un approccio forse c'ha ragione, <ride> sì, sì. ragione. Sì, perché a volte il sapere può essere una gabbia, può essere una gabbia. E il sapere adesso non stiamo parlando del sapere, stiamo parlando di, di questo tipo di conoscenza. Tra l'altro, ecco, per chi non, magari non conosce bene il disco, c'è anche questa componente grande come tu dicevi. Io, per esempio, il brano, il terzo brano, che è il solo cielo, se non mi ricordo, c'è proprio il basso distorto che inizia. Uh, su quel brano, che era una cosa anche quella un po' inusuale, molto poco molto bravo. Esatto, si <ride> usava pochissimo. Da noi il rock, quello che dicevi prima, era Vasco. Ma c'erano, per esempio, io che avevo la mia band che si chiamavano Bambini in Bikini eh, e avevo portato con me Roberto eh, per questo album. Eh, noi ci ispiravamo, che ne so, c'erano i timori, c'erano che avev avevano un certo tipo di rock, ma dall'altra parte. Eh, Guarda, in questo momento ho un lapsus. Toscani: il eh, Fiba sì, ma quelli sì, erano i diaframma scuri. e i negrita. No. negrita. Negrita, negrita, che, negrita, Negrita, che erano sì, sì, sì. un rock. Eh, io li definisco maggiore e minore. Ok, cioè, sai, l'hard rock aveva. Mh, una connotazione tendenzialmente minore, vedi l'FM americano, l'AOR americano, quindi Buon tutto quello che veniva stile scritto da Diane Warren, Desmond Child, che scrivevano in minore tendenzialmente, e poi invece c'era qualcosa che arrivava più dall'Inghilterra che era sempre rock ma un rock più rotolone che era tendenzialmente spesso in maggiore e i negrita erano lì in mezzo eh, con suoni un po' più rollingstoniani in certi periodi hanno avuto ovviamente eh, Beh, queste, sì, se non mi ricordo male era proprio il 96 quando uscì XXX che sì, un sì, 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 capolavoro di questo avevi, avevi di messo timbri. sotto una, un, un commento, sì, non visto. commento aspetta Scusate te lo rimetto dicevo... sì, scusami che li metto poi ovviamente quando tu guardi non in sa... camera non lo metto il li sapere metti. autentico e curioso no. e si lascia guidare come hai fatto tu Massimo, ah, grazie, grazie. Sì. È vero, la presunzione di sapere è, è per questo che io, anche nel libro di cui abbiamo parlato, io assolutamente sono sicuro e certo che l'umiltà sia una forma di intelligenza. Cioè, se tu resti umile come concetto di approccio, vuol dire che tieni un profilo così basso che ti permette di avere la tua. Certezza dentro delle cose che sai, ma al tempo stesso accettare gli input da tutti, perché questo tipo di umiltà ti permette di crescere. Se tu hai la presunzione, sei presuntuoso, hai la presunzione di sapere di essere nel giusto, ti chiudi rispetto agli altri. Quindi non permettendo a nessuno di entrare, tu non cresci, e più stai fermo, e meno sai, perché gli altri vinci avanti. Questa certo. cosa mi ricorda tantissimo, tra l'altro, l'aneddoto. Beh, ben prima di james brown che rivoltò praticamente le cose ritmicamente si prese un po col batterista però poi ebbe ragione james brown perché inventò tutto un nuovo groove da, da zero l'abbiamo visto anche diceva, a sanremo non si può fare no. è vero <ride> l'abbiamo visto anche a sanremo ieri sera che a un certo punto non so cosa è successo <ride> sì, erano spostati di un quarto non ho capito cosa sia successo però vabbè Senti, vogliamo vedere un po' delle foto che ci hai mandato di chitarre? Sì, così parliamo di quel anche set. delle chitarre. Sono andato a cercarle apposta dagli scatoloni stamattina per mandarvele. Ho detto, cavolo, sarebbe bello, visto che... Sai, perché molti chiedono, ma che cosa usevate in studio? Allora, ragazzi, fare i dischi una volta era un'esperienza, era... Era, era molto di pancia. I dischi si facevano con la testa, le mani, la pancia, le emozioni, perché non c'era il web, non c'era... L'hard disk, non c'era timando i file, c'era il nastro e su quel nastro ci poteva andare solo chi era in quella stanza in quel momento. E, e quindi si viveva insieme, si pranzava insieme, si dormiva insieme nella stessa casa, eh, delle volte anche negli stessi letti. E, e mi ricordo di ho dei, ho dei ricordi di dischi fatti qui alla Maison Blanche di. Facevamo le 3, le 4 di notte, dicevo ragazzi, non ce la faccio più, vado a letto, andavo a letto e poi sentivo che arrivava qualcun altro nel letto, dicevo: Ma, ma te chi sei? Eh Sono in studio B. Uh, ah, buonanotte. E non sapevi neanche con chi dall'altra parte del letto aveva dormito, però era. E, e ti svegliavi e, e facevi musica, musica, e c'era questo momento in cui il tuo corpo era così distrutto dalla stanchezza perché andavi avanti, che utilizzavi parti diverse del cervello. E la tua creatività cambiava e preferisco adesso dove si fanno orari più normali però ci sono momenti in cui la creatività eh, si esprime in modo diverso a seconda della condizione in cui ti trova con la stanchezza c'è gente che purtroppo l'ha cercato in sostanze vedi alcol o altre sostanze ha cercato quel tipo di condizione che io non voglio certo. assolutamente vai vai allora con le che metto si sì. eccolo Greg Walsh allora io sono quello là di dietro Così. Greg Walsh ricordiamolo per chi non lo sapesse. È quello che partecipò al tour the de World dei Pink Floyd sì. e poi ha registrato con tanti, al di là dell'album è già con Battistiamo Goll, Ma eh, con sì. tanti altri artisti italiani, quindi è uno che in Italia insomma c'è stato parecchio. Ha avuto lui ha una, allora lui da inglese molto eh, gentile. Questo aneddoto ve lo posso raccontare perché non è, non... diciamo che non, non offende nessuno. Quando noi provavamo, ovviamente eh, Gianluca non voleva che ci fossero spartite, si imparava tutto a memoria, si suonava il pezzo come fossimo una band. Solo che ogni tanto, ovviamente, veniva un po' di casino, si sbagliava. E lui, da inglese molto delicato, non diceva tipo «Eh ragazzi, è stato tutto che faceva schifo. Diceva: Molti, molti, bene, molto bene. Sto parlo diceva: Molto bene, ragazzi, gli accordi sono giusti, è sbagliato l'ordine. <ride> Era stupendo perché sai, capitava che uno si sbagliava. e Invece di dirti che avevi sbagliato, diceva: molto giusto, tutto bene, però giusti accordi. Sbagliato l'ordine. Guarda, c'ha questa correct. faccia. Tra l'altro, in questa foto alla Monty Python, che ce lo vedo proprio. Sì, sì, lui l'ha fatta apposta. Era un momento di, 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 di coglionaggine importante lì. Come vedi, cappelli, io, io, dietro, vabbè, io dietro che decollo. Vai, vai, vediamo okay, le altre robe che andiamo andiamo ho andato. Un po' di chitarre, vedete che là di dietro c'è la, la faccia di Gianluca che sbuca e ci sono chitarre che erano le mie, le sue e quelle di eh, Massimo Luca. La Strato quella lì è di Massimo Luca, lì si vede eh, quella che vedete a sinistra viola è la mia Frudua che vi faccio vedere qua, è una chitarra che io ho dal... Eh, dal 91 era bella 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 viola, adesso un po' si è scolorita perché eh, a me le chitarre piace tenerle attaccate in casa e quindi ovviamente con la luce non sono molto felice certi colori come questo. Questa è una frudo che abbiamo usato parecchio in quel disco e di fianco c'è la mia Gold Top Che è questa? La, esatto, la 71, sì, sì. che è questa qua, la bambina. Aspetta che, aspetta che cambio. Avevo il telecomando qua che posso allontanarmi un po'. Eccola qua che la vediamo così. Questa è la Gold Top che vedi bella, rovinatona. Che bella. Eh? Questa è... a parte che pesa, eh, lira di Dio, però insomma... E poi tante cose le abbiamo fatte, lì non si vede, ma con la Centaura, che era la mia chitarra mitica, la Hammer Centaura, che ho dal 93, quindi sono anche chitarra che ho da parecchi anni, cioè la Frudua me l'ha costruita nel 91. Questa ce l'ho dal 90 questa l'ho comprata nel 92-93 secondo me con i primi soldi del tour di viaggio perché mi ricordo che l'ho comprata senza fare le rate ed è raro questa cosa perché compravo sempre tutto a rate e invece l'amer l'avevo in endorsement perché lavoravo con, eh, con meazzi bene, aspetta che andiamo di nuovo avanti quella lì, quella... ah no scusa, anche la Lucille era la mia, la Lucille era la mia, poi la vendetti anni fa. Di fianco c'era una Gibson invece di, di Massimo Luca, la Tele, la Gibson rossa, le altre non mi ricordo di chi fossero, però erano di Gianluca e di Massimo. Massimo Luca, i piedi sono quelli di Gianluca, che credo abbia fatto la foto, eh, considerando l'inquadratura. E lì, quando a quella faccia lì, di norma Massimo stava cantando o una canzone dei Beatles o una canzone di Battisti. E quel giorno, in quel periodo noi ci fermammo nell'ora precisa in cui fu ucciso Lennon, era quindi l'8 dicembre, e lui era molto legato a Lennon, eh, come ovviamente affettivamente, non per conoscenza, e ci fermammo e ascoltammo, eh, abbiamo fatto un minuto di silenzio e poi abbiamo ascoltato il White Album. E quindi ce lo siamo sparati tutti, noi ascoltavamo tanto tanti 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 Beatles, soprattutto da I'm the Warrors. Queste cose, quelle parti di Beatles eh, meno pop, meno mainstream, quello dove più avevano fatto ricerca, e oltre ovviamente a, a quello che si diceva prima, diciamo creep eh, di Radiohead e tutto The Bands. Eccolo lì. White Album è stato uno dei... Degli album che ha ispirato tanti. Io ricordo anche David Gilmour diceva che lo ascoltava tutti i giorni quando loro registravano i loro dischi più, più importanti, Dark Side of the Moon. C'è tutto dentro. Se, stai dentro, se stai attento ad ascoltarlo, lì dentro c'è tutto, non, non ti puoi inventare più niente. Dopo, dopo quelle robe lì, è ovvio che non devi cercare di inventare, cioè, non credo che. L'approccio adesso faccio qualcosa cercando di inventare cercando di non fare niente di quello che abbiano già fatto non è giusto. Tu devi lasciare la libertà fluire, cioè la creatività deve fluire, eh, deve fluire eh, liberamente. Quando tu la instradi troppo, ovviamente decidi di fare un prodotto. Cioè dipende se stai facendo una cosa di lavoro con un obiettivo di un prodotto, oppure semplicemente creando qualcosa. Però ascoltare quegli album ti fa pensare sì, allora è possibile. Cioè, senti che le frontiere sono, sono aperte. Tra l'altro, approfitto per aprire una piccolissima parentesi perché l'album, cioè il master dell'album, è stato fatto ad Abbey Road di, di, di questo? Ah, eh, questo sì. non lo so perché io mi sono fermato ovviamente prima. Sì, sì, sì. Eh. Io allora no, leggevo e appunto ho trovato sia sui credits appunto soprattutto, che che l'album fu poi mandato da dagli Abbey Road Studios. Probabilmente fu un sogno, un digiallone, sì, non lo è so. è probabile. Beh, quando vai a eh, Abbey Road eh. c'è sempre qualcosa eh, che, che io sono andato... Ho fatto gli archi a Abbey Road per un disco di, di Filippo, di Neck, e comunque quando dici vado a Abbey Road, eh, cacchio, sei a Abbey Road, cioè non è che... Ti immagini quello. Eh, e quindi... Sì. È sì. tanta roba, e tanta roba, anche se poi Beh, sì. ovviamente dipende chi c'è dentro In quel momento io mi ricordo quando feci gli archi, eh, il, il mio primo eh, violino che, con cui parlavo era Gavin Wright. La settimana prima in quello studio con quel primo violino avevano fatto Star Wars, cioè eh, e tu parli con questo e tu dalla finestra sei davanti al mixer lì, tu intanto hai tutto la, lo spartito davanti e c'è sempre uno che ti tiene il tè. Pronto, appena ne bevi un goccio, te lo riempi, hai tutti i musicisti, cioè era una roba, è, -road, è, un, altro, è un altro mondo, è, una, è, è un altro mondo, via. Certo, vediamo qui a presto. Ecco, la Frudua, eh, l'ho mandata perché visto che vi facevo vedere la Frudua, eh, quella è quando è nata, prima che nascesse, era il 91 eh, e da lì parte la... la cioè io avevo 20 anni lì, nel 91 non avevo ancora compiuto i 21, sono un 70. e io ho sempre avuto la passione di capire i legni, di capire l'interazione di questo e mi, quindi mi, mi ricollego al video che ho fatto di, di come, come scegliere una chitarra elettrica. E, e quindi sì, era bello, vedi lì l'avevo anche bagnato eh, sopra per vedere bene la, quella che sarebbe stata la fiammatura. La venatura, sì. Eh, eh sì, esatto. Vai. Guarda che ho un messaggio per te da un amico. Grande Nazza! <ride> Grande Nazza, grazie a tutti. Buonasera, bravo, vedi. Eh, lui commentava a me, io commento. Io ho commentato lui e lui ha commentato me. <ride> ok, aspetta che andiamo ancora avanti. Andiamo se non si Io ero veramente Eccolo. un bimbo. Eh. Eccolo lì Gianluca, vedi con la mia chitarra, con la, la frutta, che aveva ancora, che aveva ancora eh, le meccaniche dorate e il ponte dorato, che poi è andata via la doratura e quindi sono, sono andato da Galeazzo a farlo sostituire. Lì è uno dei casi in cui... Ehm, Facevamo magari una parte, facevamo un suono, eccetera, e poi Gianluca la voleva suonare e, e magari i doppiaggi li facevamo uno per uno perché lui aveva un po' più quel modo che lui ricercava. Giustamente, no? eh, lui cercava quel modo di suonare, quindi aveva quell'attitudine. E capitava spesso che doppiassimo le chitarre, quindi significa una io, uno lui. E poi nel messaggio non so se abbia tenuto più le sue o più le mie, da quello che ho letto una volta su un commento che ha fatto su YouTube dice che ha tenuto più le sue, quindi non lo so. Io mi ricordo tutte le parti che abbiamo fatto, insomma è stato molto bello. E lì stava suonando la mia chitarra. Franco Cristaldi è quello col basso, destra Greg Walsh e dietro col berrettino è invece Roberto. Molinari, batterista. il tuo batterista? Sì, che poi dopo hanno rifatto anche le batterie. In un secondo momento mi, mi sembra mi ci sia anche Mario Riso. Se non mi ricordo, le ha fatte, credo che le abbia rifatte praticamente tutte. Mario Riso, tranne forse solo Cielo, forse non mi ricordo quale. Le hanno rifatte perché alcune eh, erano sul. alcuni pezzi le abbia fatto col click. All'epoca, certi pezzi lui non voleva neanche il click, noi andavamo dietro. Lui lui suonava e noi li andavamo dietro. Perché lui giustamente diceva: Ma click, ma perché dobbiamo usare il click? E quindi sai, anche Greg Luca, perché il click ci permette di andare tutti e lui dice: "Sì, ma se a un certo punto l'abbiamo fatta e va bene, perché devo sentire il click, è perché lo disturbava. Cioè, lui voleva andare a una velocità. C'era sto click che stava costante, e quindi anche lì aveva da, da certi punti di vista aveva ragione. E quindi, certi pezzi erano senza click. Massimo. Luca e Greg Walsh, sempre lì allo studio, vedi, cosa c'è quell'altro? Fra vedere che hai girato. Di spalle, questa praticamente è, è, è la stessa di prima. Vedi che c'è Franco Cristaldi là di dietro, Massimo Luca, Greg che diceva qualcosa e là dietro si vede il Rec che poi piano piano vedremo: il Rec con tutti i suoni di chitarra dentro. Erano, gli, gli, anni dei, dei rec. erano gli anni dei Rec. Erano gli anni dei Rec. Qua siamo noi due, lui suonava sempre le acustiche con le Yamaha. Qua avevo di nuovo la frudo. Qui due momenti sono due foto messe insieme. Le avevo, eh, avevo incollate nel mio album. Lì in una in cui fa lo sciocco facendo una voce guida, ci è appoggiata lì di fianco la frudo. A destra invece io suonavo la chitarra. Di, quella è una chitarra di Massimo. Luca. Lui aveva anche una chitarra, una, una W018 del 53 acustica, che però non è mai stata usata. E lì di fianco, invece c'è Gian che stava parlando sicuramente con Greg. Eccoci, Eccoci. qua. Guarda qua che ma arriva la roba grossa. Eh e praticamente allora la parte di sopra del rec era, era roba di direi di Gianluca che c'è il finale Piwi e poi c'era eh, Digitech e sopra c'era il Korg invece dalle ventai da H3000 in giù è roba mia e H3000 DSX che io eh, comprai perché ero innamorato di eventide, quello, quello è stato veramente, è veramente rate e, mh, perché comunque l'idea era quella di Flexable, uh, di, di, di Steve Vai, sì. tutti quei suoni che lui aveva, però quella chitarra, cioè quel, quel par che c'è sotto, vedete che ce l'ho ancora, eccolo lì però l'ho vi faccio vedere quella, no? sì. eccolo, quello, il par sotto le ventai d'H9000, vedete che è cresciuto, il 3000 è diventato 9000, eh, si è moltiplicato, quel par 400 è il preamplificatore, An anche le rate si moltiplicano di solito. Esatto, vedi, E il, quelle, <ride> quello lì, la... Era un preamplificatore creato da, da Marco Brunetti, per amplificatore microfonico, un mix tra Focusrite, eh, API, Neve, aveva fatto questo suono. Io molto spesso utilizzavo quello perché come impedenza fa un match incredibile sia col 414 che col 57 e, e quindi me lo portavo. Mi portavo proprio in studio quello, così nel mio rack cosa facevo? Mandavo tutta la mia roba nelle casse, il dry... Prende, ma mettevo i due microfoni, i due microfoni tornavano lì nel par, il par usciva bilanciato, andava nel, nel mixer e l'uscita send sbilanciata andava nel rack dove prendevo gli effetti e poi li spostavo là e facevo già una Triamp, cosa che insomma nel 92-93 poi anche come altre già nel 95 dire Triamp uno diceva "Eh eh, sì, sì. Sì. Sì, sì. Cioè, <ride> la triamp se ne, se, se ne sentiva parlare sai i pianali della golf dietro il pianale della macchina golf uno metteva la triamplificazione per sentire i twitter i media i sub e eh, sì, sì. sentire la musica però in chitarra triamp non si utilizzava lì erano cose che un po' cercavo comunque guarda soltanto un feedback eh, sembra che la cosa sia <ride> la gente è contenta ci stanno più di 300 persone collegate tipo bene sono contento sono contento perché sì, sì. Eh, sono aneddoti che sono, è un bel, sono bei ricordi, dai. Allora, lì sotto invece, cosa c'è? Allora, vi spiego cosa c'era: l'H3000, La ok, sotto c'è un, un, un. credo che fosse un RepliFex un mixer, quello sotto piccolo un'unità, è un mixer di Brunetti Custom, io mi sono sempre fatto fare roba custom perché avevo delle mie idee e ovviamente essendo amico di Marco lui aveva ancora più idee, ma soprattutto aveva le competenze che io non ho e non avevo e mi costruiva queste robe, Lì in realtà erano tutti i pot, erano l'ingresso del dry, due ritorni e l'ultimo era il master il PAR 400 preamplificatore sotto il Korg un tuner che ho ancora, un compressore della Rocktron che non ho più, era in endorsement. La patch made 300G era quello, bravo il 300G, il 300G e poi sono tutta roba brunetti. Uno il tubox eh, che era un pre per l'acustica. e un buffer. Pensa nel 95 io e Brunetti ci sparavamo l'idea di avere un buffer che dicevi un buffer. La gente diceva ma bu buffer, cosa sono i? Cosa sono? Eh? <ride> e quello aveva quattro uscite separate in maniera che dopo lo potessi switchare. Cosa succedeva? Che andando separatamente in tutti i pre, da questo eh, buffer che però permetteva di uscire separato, switchando solo il ritorno, la patchmate faceva meno rumore. Perché se tu entravi nella patchmate e switchavi sia la mandata che il ritorno, faceva un tic che ad alto gain, con un Eventide dopo faceva tic, era un disastro, il 2000 di, di Brunetti, un, un alimentatore, poi c'era il BBA, il Barcus Berry Electronic, mh, meravigliosa macchina per fare quel tipo di suono che adesso ovviamente non va più, L'Intellifex e poi il Van der Graaf, finalone sempre creato da Brunetti, di fianco le casse. Quella che si vede sopra è una 2x12 Soldano che avevo, che non ho più. Che vedete che già i coni sono leggermente diversi. Già avevo l'abitudine di cercare un suono mettendo un Greenback e un V30. E in questo disco grazie a greg walsh eh, a greg walsh scoprì la microfonazione 57 421 io utilizzavo solo 57 414 il 414 è un microfono per chi non lo sapesse dell'hg che è un condensatore mentre il, il 421 è un Sennheiser ed è comunque invece un dinamico quindi non vuole la 48 e ha tutta una figura polare diversa lui diceva no sì, noi mettiamo sempre 57 421 e abbiamo messo quello e, e da lì io non l'ho mai più mollato eh, e quindi ho sempre messo due coni V30 Greenback microfonati con due microfoni diversi, cosa che ancora faccio. Cosa che poi tra l'altro adesso sono abbastanza di pubblico dominio perché tanti alla fine fanno questa cosa. ma quando c'era il ma all'epoca diventano standard lì, 57, ore e ore, ore. No, io mi immagino che anche il lavoro in studio fosse al di là di quello che tu potevi fare a casa, ma fosse anche quello stare ore e ore e ore a. Capire dove andavi a parare con i suoni che non c'era YouTube, non c'era non c'era massima manualetti, ma sì. so, a che serviva. Niente. Bisognava sentire, si usava eh. adesso. Vedi sai cos'è il problema della musica? Da quando è passata sul computer. La musica ha un problema. Che noi la vediamo: cioè. I giovani e quando faccio eh, delle lezioni così come sul mio laboratorio o il corso di home recording, io spiego che la musica non va vista, cioè l'equalizzatore non lo devi mica guardare. Cioè, il problema è che adesso noi vediamo tutta la forma d'onda, vediamo come si muovono le frequenze, vediamo l'equalizzatore dove lavora, che cosa stiamo facendo. Da da da. E quindi tendenzialmente con gli occhi noi facciamo un qualcosa che deve anche piacere agli occhi. Scegliamo un plugin. Quando è bello, dici, è bello oh, guarda se questo come è bello il plugin, ma come com suona? Quando noi si, si usava la roba analogica, e per questo che nel mio, mio studio è tutto analogico, l'ho ricablato e, e Dio benedica, sono tornato anche oggi. Ho registrato della roba sono andato nell'avano, poi troppo figo. È che non usavi gli occhi, cioè, equalizzo. Ta, 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 ta. Se io dovessi vedere l'equalizzazione che ho fatto, magari sarebbe una cosa brutta da vedere non logica, però visto che l'equalizzatore è di qualità e non crea problemi di fase. E ho ottenuto un gran risultato. Il problema è che adesso si usano gli occhi, e invece all'epoca si usavano solo, solo le orecchie. E quindi mettevi due microfoni e dicevi, ma è in fase o non fase? Guarda la forma, d'onda No, draw by edge si diceva in, in, in dialetto. E quindi trovavi la fase come? Così, uno andava di là con le cuffie, che si metteva, sai, tipo il, quello per andare a giocare a tennis, no? che te lo metti sopra perché davanti a un Marshall che tira a chiodo non senti niente, e quello di là dice. Avvicina il 414, avvicina il 421, no, stop, stop, destra, inclinalo, era questa. E Io sì, ho sì, fatto sì. parte di quelli che hanno cercato l'olofonia. Io sono arrivato, più sere, ho dato di stomaco, ho vomitato perché lavoravamo sulle fasi e si lavorava con le orecchie. E sopra e sotto la chiave, a destra o sinistra, era lo studio dove poi anche i Pink Floyd registrarono, dove Zucchero fece quel trrr, il cembalino che gira in olofonia. E per fare l'olofonia è tutta una questione di usare capsule, fase e controfase per creare, ricreare una dimensionalità. È bellissimo, bellissimo. Libidine. Ora c'è un commento di Sendo che dice lo stesso discorso okay. che faceva Yuri. Adesso nella diretta abbiamo fatto questa sì. How to Listen: yes. bisogna ascoltare con le orecchie e non guardare con gli occhi. Eh, insomma, Assolutamente. È bello come il fatto che. I professionisti siano allineati su queste cose qui così importanti eh, questa, eh, penso che sia un po' il filo rosso delle tutte le cose in diretta abbiamo fatto quest'anno che ci sono delle cose ricorsive che ti senti sempre meno male aggiornare meno male eh, no? sì sì eh, no, infatti è una cosa straordinaria questa qua ma io penso tanto che manca anche tanto il fatto di sperimentare ma anche di sbagliare cioè se... Il famoso gate, quello di Phil Collins degli anni Ottanta, ha fatto scuola che il microfono ha lasciato aperto se non avessero sbagliato, non l'avrebbero mai usato, non <ride> cioè, avrebbero du f, du f, mai scoperto, capito? <ride> <ride> ciao, ciao, capito? Quindi a, delle volte anche facendo degli errori o delle casualità, però, perché stai mettendo le mani sul suono, le orecchie sul suono, e non perché lo stai guardando, perché chi lo guarda fa magari sempre le stesse cose, no. Quando, quando uno dice ma come l'avete trovato la prima, la prima cosa per trovare qualcosa è cercare e quindi il, il cercare era fatto cioè il concetto di preset è nato dopo cioè i preset sì certo si sono sempre usati però quando si iniziava con i primi synth il synth suonava per come erano messi i controlli se si spostava un controllo non suonava più così, addirittura certi, quando tu li riaccendevi dovevi rimpostare ogni controllo, dall'accordatura al resto, significa questo che cercavi, non c'era il concetto di loop, prendo, apro un plugin e c'è la batteria che fa già tunstato tundu, cioè questa cosa non c'era, non c'era. Io mi ricordo le, 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 le notti, i giorni e le notti passate a misurare, ricostruire sull'atari, perché di questo parliamo, e... Il groove di batteria veri, cercando di capire rispetto ai tick midi, quando il batterista vero suonava un po' in anticipo e rullante, un po' appoggiata alla cassa o dove era il charleston, e questo lo facevi a mano, era tutto fatto a mano perché non vedevi, non era dove c'è il transiente metto quello, era ascoltare e dire è avanti o indietro, è questo. Adesso purtroppo di si dice qua sei in anticipo, guarda sei in ritardo, aspetta, senti, com'è? No, perché potrebbe essere che in anticipo e in ritardo sta bene, eh? <ride> questo è questo che bisogna usare... La, la, la. come metro tutto, perché altrimenti di, diventa tutto per forza quantizzato se tu quantizzi tutto va bene tutto eccolo lì, eccolo sì, là, sì, sì. tutti in piedi qua eravamo nella sala, vedi la batteria di, di Roby e lì era, eh, fa vedere se si vedono già i microfoni, non avevamo ancora microfonato secondo me quella Ma è la faccia qua, di chi lo ha scaricato dalla macchina però, eh? sì, quella è la faccia <ride> di chi l'ha scaricato vedi <ride> ed è la roba di prima eh, però eh, è probabilmente qualche minuto prima o dopo è capace questa foto me l'abbia fatta Robby o me l'ha fatta Gianluca. E quel rec l'ho tenuto tanti, tanti anni. Era anti-shock, eh, però pesava. Lì non avevo... Sì, ecco, nell'altra sì, eh, foto pesava, sì. invece non, visto, cioè, non avevo un'apparizione Mariana, ma davanti avevo Max che mi stava spiegando quella chitarra che era sua. guarda Che bella camicina Ma cazzo, qui è veramente un ragazzino. Ragazzi... Ma io ero, cioè, ero un ragazzino che stavo lavorando con un artista che mi piaceva e stavo parlando con Massimo Luca chitarrista vero, cioè che aveva fatto i dischi di Battisti, aveva fatto i dischi di Concato, che lo sentivi suonare, arpeggiare, io non, non suonavo l'acustica all'epoca, o perlomeno la suonavo in strumming, lui si metteva con questi arpeggi belli, insomma nei dischi di Concato c'è roba molto bella di chitarra, quindi eh, era sicuramente un'emozione molto bella. E dietro c'era sempre il rec. Ecco, un momento di svago... Vedi, qua c'era la squadra con cui abbiamo lavorato per tanti giorni. Greg Walsh alla destra, Roberto Molinari alla batteria, io la di dietro, Gianluca con i primi Nokia, e poi c'è Massimo <ride> Luca e Cristaldi. Bellissimo. E ritorniamo di nuovo indietro. Eccole Bellissima lì, questa. vedi, questa ce l'ha fatta Roby da su, perché questa, questa stanza era la famosa, come si diceva prima, living room, da sopra le chitarre, e si vedono le chitarre, siamo io e Gianluca, eh, così ci siamo fatti queste foto perché era, era, tutto, era tutto figo anche per noi, ma anche per lui perché io, appunto quello che dicevo, il primo disco, eh, da quello che mi è stato raccontato perché non ero presente, lui era andato sostanzialmente a seguire le voci, a cantare, non aveva seguito tutta questa parte, non aveva questo, questo ruolo e quindi anche per lui era figo, quindi ci facevano tutte le foto, lui era già famosissimo, eh, cioè, ragazzi, lui non poteva... Eh, uscire dallo studio perché le ragazzine lo aggredivano. Cioè era, aveva fatto più di 600.000 copie eh, la, la mia storia. Destinazione, paradiso, Destinazione io, paradiso. Io ricordo come fosse oggi il dramma delle, delle ragazzine quando lui fece il video del, del singolo con quei capelli tagliati. Tagliati. <ride> Senza lui voleva andare, contro, voleva andare contro. Eh, lui voleva essere più apprezzato come. Eh, come cantante, come artista, più che come figo, capito? È successo anche qualche sera che siamo andati fuori, un paio di sere siamo andati fuori in discoteca lì da quelle parti. E quindi, quando arrivavano, dice: No, ah, come sei bello, lui si arrabbiava dice: Ma dimmi quanto sei bravo, No, come sei bello, e quindi questa cosa gli dava, <ride> gli dava noia. Immagino, eh sì, finite eh, dalla balconata, finite, ah, bene. Si, 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 non sì, sì. Sì, Senti, ma, però, ne abbiamo, ne abbiamo mai visto. Tu mi dicevi Giano, che mi un po'. comunque il tuo brano preferito, che è anche poi anche il mio, insomma, è, è proprio la fabbrica di plastica, che è effettivamente il brano che... di tutto l'album, ovviamente chiaramente il singolo quindi ha cioè, anche una produzione notevole, certo. e... però è anche quello che suona proprio con quella componente più british, grande, ci sono delle chitarre stupende dentro, bra... bellissimo lo special che poi va su finire della canzone su quel coretto insomma molto live <ride> certo sì sì assolutamente e... la canzone è si... stata fatta senza click quella è stata fatta senza click eh, così suonata e tra l'altro mi sono trovato tanti anni dopo a rifare quel ciocco che era quello famoso di Creep no? Sì. che quando ho fatto poi per Vasco che lui ha rifatto in italiano eh, il pezzo Creep che però si chiamava Ad Ogni Costo mi sono ritrovato a fare il cioccio ciocca ciocca ga questa roba e, ed è bello perché sai in realtà la canzone ha tante eh, cose belle ma soprattutto aspetti belli ma racconta quel disco cioè quando lui racconta la fabbrica di plastica la fabbrica di sì. plastica e quello che ci raccontò lui è che lui era dentro la fabbrica di plastica cioè lui era uscito come un disco ben confezionato era lui come artista e quindi aveva voglia di esprimersi in modo diverso è da lì che mh, dopo noi l'abbiamo seguito a testa bassa perché lui stava parlando della sua vita. Cioè sai, ogni musicista partecipa a un disco e ha il dovere di crederci, sicuramente, però ha il dovere di rispettare l'artista perché quello non è solo il suo disco, è anche la sua vita. Cioè noi, eh, un musicista, un turnista, fa un disco, che vada bene o che vada male, mh, una settimana dopo ne farà un altro. L'artista rappresenta se stesso, rappresenta la sua vita e, e di nuovo mi, mi, mi rallaccio al, al mio libro come la pastura per il pescatore, l'artista eh, non va sempre identificato, in questo caso sì, ma non va sempre identificato con quello che canta, cioè l'artista non canta chi è, a volte canta anche ciò che vorrebbe essere, canta ciò che vorrebbe che gli altri pensassero di lui e in quel caso invece lui cantava quello che lui pensava eh, che gli fosse caduto, cioè di essere uscito da una fabbrica di plastica ben confezionata, e quindi questo suo disco invece avrebbe raccontato quello che lui era realmente. Mi ero preso degli appunti, aspetta dei... fa vedere per qualcuno... Ah sì, quindi chi ci sta guardando potrà ascoltare... A 2 minuti e 20 c'era un arpeggio che mi piaceva un sacco, adesso sappiamo che se tu lo mettessi su YouTube ci blocca tutto e non lo possiamo sì. sapere. Tuttavia, mi ero segnato alcune cose che sono quelle che più ricordo e che nel rispetto di quello che ha detto Gianluca perché ripeto una volta ho fatto un video degli aneddoti e lui mi ha risposto dicendo che io ero troppo bravo nel suo modo, quel modo di suonare quindi dice eh, io volevo delle chitarre più grezze quindi le ho rifatte tutte in realtà ci sono delle chitarre che io riconosco e quindi io ho citato quelle che sono sicuro che siano le mie eh, nel rispetto anche suo ma nel rispetto anche di quello che ho, che ho fatto io visto che erano 23 giorni di chitarre e c'erano delle robe molto molto ricercate molto perché lui raramente era contento. E questa cosa ovviamente alzava sempre l'asticella, no? E quindi, se volete ascoltare La Fabbrica di Plastica, due minuti Proviamo e venti... Proviamo a sentire i frammentini, vediamo un po'. Dimmi un po' esattamente il secondo, ve lo becco da YouTube. Due minuti e venti, La Fabbrica di Plastica. Vediamo un po'... C'è un arpeggione che è figo. Aspetta, andiamo a vedere se... Qui c'è anche uno, uno no. con, Lib con Libo. pochi secondi forse riusciamo a chiapparlo. Vabbè, vedi tu, eh. io non, vediamo, non voglio creare... Qua. Perché Facebook eh? a volte toglie l'audio? Vediamo, ah no, questo Ficca essendo avanti, il però. No, sai che forse essendo il, il video, questo ah, aveva, aveva all'inizio tipo dei rumori, roba del genere. Si, sì, si, sì, si, sì. mm. e eh, no, dobbiamo beccarlo da esplorare. Eh. Aspetta, adesso no, lo trovo. Vai, vai, Ma vai. Come... Intanto, poi c'era per i nostri amici, se vogliono sapere a quali sono più affezionati, a 3 minuti e 20 di più famoso di Gesù c'era tutto uno slide, pensa che uscì su chitarre anche Fabio Marchei Mi ricordo, fece la trascrizione di, di quel solo di più famoso di Gesù. E lì è forte perché c'è questo slide che è uno slide ubriaco: cioè, oh, eh, oh, oh, eh, oh, tutto. Eh, cioè Per me era l'intonazione, il timing, eccetera. Invece lui voleva questo, questa follia, no? che non importava il tempo, non importava... era un'emozione da veicolare. E lì a 3 minuti e 20 di Più famoso di Gesù è venuto fuori bello questa roba. Poi, ma così come su Solo Cielo c'è bello il riff iniziale, che mi piace, la traccia 3, e la ritmica con gli armonici sul left insomma c'erano tante robe. Se uno l'ascolta in cuffia c'è una quantità di roba importante. Vediamo un po' se ci aiuta Spotify. Vediamo un ah, po', Spotify... un attimo il secondo di quella, 2. Allora, fabbrica di plastica è 2,20. Vediamo se, se lo becca preciso. Sì, 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 sì. Lì. E, invece la parte dopo che dicevi? più famoso di Gesù è a 3 minuti e 20 è la traccia 2 se vai sull'album è la Aspetta, traccia 2 sì, sì, infatti fammi prendere l'album direttamente 3 e 20 3 minuti e 20 cos'è? Solo cielo, scusate e... che la versione web di Spotify è un cesso a pedali. Guarda, penso proprio. che sia 2.30, però forse si sono scambiate decine sì, sì. di Ah, sì. sì ah, può essere sbagliato. Io l'ora scriverlo sì, sì. perché questo dura 2.39 Allora quindi... sarà 2.30. prova a vedere. Don Abbasso un po' che mi sta uccidendo. me lo sono segnato malissimo. Chissà che cosa ho segnato? Io ho <ride> <tupriato>. Forse <ride> dopo il ritornello dai. Sì, 3 -3. eccolo ecco eccolo. 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 No, ma il ah! in questi tre secondi. Qui... Sì. No, e poi questa qui, tra l'altro, lo facevo, mi ricordo: tenevo la chitarra sopra eh, per staccare, perché, sai, quando ce l'hai in un certo modo, suoni in un certo modo e quindi tenevo la chitarra sulle, sulle, sulle gambe, la, tenevo, la suonavo così sdraiata. Insomma, tanto per dire era questo il concetto. Perché poi c'è anche in un pezzo dove usavamo il rumore, quindi era così no? no. Perché, se suoni con la chitarra messa in modo diverso, ovviamente hai un approccio diverso. E quindi era quello. Poi, aspetta. Il più famoso... famosamente, dai ce n'è tanta roba inutile. Però, se volete vedere, dopo le dico ai ragazzi: c'è. Cioè, allora, la testa sulla luna, all'inizio c'è il Leslie. C'è un rumore di Leslie che sente fu, 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 fu Questo qui, era allora, qui. Questa è la mia chitarra, questa parte qua, no? E sotto c'è un www del Leslie. Ecco, allora lì a un certo punto è stato tolto, però l'idea era quella di, di ho la testa sulla luna, eh, quindi io lo, io lo chiamavo ma dentro a Leslie, quindi abbiamo fatto anche questi momenti, cioè Leslie girava il microfono dall'altra parte e io dicevo... e dall'altra parte lui diceva I'm here on the moon, era, sono stati dei momenti insomma, divertenti, poi dopo non li ha messi, però, però era anche se poi quelle cose non le utilizzi creano un... Ehm, Diciamo un, un mood, esatto, un'esperienza che poi magari prendi solo quel rumore, però quel rumore è un rumore che non hai campionato, non hai preso da nessuno, è il rumore del Leslie dove noi suonavamo dentro la chitarra, perché ovviamente anche i Beatles facevano questa cosa il Leslie dentro l'amplificatore a valvole, noi toccavamo la, la chitarra direttamente a questo Leslie, microfonato con i 257 e sotto un microfono da cassa, credo fosse un D112 o forse un PL, non mi ricordo e è microfonato come se fosse da suonare, però eh, dentro a questo al cilindro, quello che gira, noi urlavamo lì dentro. E quindi facevamo un po' i pazzi, i pazzerelli, i pazzerelli a tutte le ore del giorno e della notte. Senti Max, una domanda, il più grande insegnamento che ti sei portato a casa da quell'esperienza con la fabbrica di plastica? Mm... Guarda, credo di avere... Eh... È difficile da spiegare, però il concetto è che ho capito, o perlomeno penso di aver capito in un momento eh, particolare, che quando lavori alla musica devi liberarti delle barriere che ti sei costruito e lavorare per lei. Questo lavorare per lei. Prevede che se hai fatto un take buono ma ha qualcosa di sporco, ha qualcosa che non va bene, ma il take è emozionale, vince lui. L'emozione deve vincere su quello. Di, devi lavorare per la musica, devi farlo per la musica e non per te. Cioè, se, una, se qualcosa che fai, ovviamente non deve essere una cosa, scusate, che fa così schifo che tu ti vergogni di averlo fatto, ma se hai fatto qualcosa che nella musica c'è. Ma che non ti rispecchia, tu devi lasciarlo perché serve in quel momento alla musica. E, e tu sei un servo della musica. E noi siamo servi della musica. E la musica può funzionare e deve funzionare a prescindere da noi. E io mi ricordo questa cosa: cioè che lui aveva questa libertà, probabilmente ce l'ha ancora. Eh? E. Però da alcune cose proprio mi ha stupito, delle, mi sono stupito delle cose che ho imparato da quella situazione, dalla chitarra bassa, dal fatto che effettivamente suonando la chitarra bassa sei scomodo, quindi non ti viene in mente di fare lo sweep, non ti viene in mente di fare le diteggiature strane, fai una roba beh. così, ok? E' per questo che lui dice, ma prova a tenere la chitarra più bassa, io ma perché tu guardi quelli bassi, ma la chitarra non cambia niente se la tieni alta e bassa. Invece... Quando mi sono liberato di quella berretta, vabbè, fammela mettere a bassa. Ho detto, cavolo, quando la suono bassa, in effetti il movimento non è più di polso, ma è di braccio. Quindi colpisco le... Dopo la mia mente razionale rielaborava. Sì, sì. E effettivamente non faccio questo, ma faccio questo. Quindi le corde sono più simultanee, il suono è diverso. Avendo una difficoltà con un angolo, eh, quando ovviamente... Oh, uh, scusate, ho fatto un rumore. Quando hai la chitarra bassa... Il polso fa un angolo e quindi la diteggiatura si trasla in questo modo e quindi non fai più certe cose a meno che non ti metti in posizioni scomode. E, e quindi da lì ho iniziato dopo una cosa che avevo già cominciato, ma per altri versi. Di pensare che se tu sei inquadrato in un certo modo, personale in un certo modo, per uscire da, quella, da quel tuo modo e da, dai concetti che tu pensi di, essere, di aver dato per assunti e per certi devi trovare delle, degli stimoli che ti portino fuori per tornare dentro, cioè se tu sei a 1, faccio per dire, e vuoi arrivare a 5, forse non conviene fare 1, 2, 3, 4, 5, ma provare per un attimo l'ebrezza del 10 e poi trovare l'equilibrio, ok? Sto, quando parlo di ebbrezza, cioè provare ad andare fuori dagli schemi, non sto per, dicendo di, di certo. esagerare, io non, per esempio non, non ho mai neanche utilizzato il bere per uscire da queste cose, ma... Quello che utilizzo, che ogni tanto eh, utilizzo, è lo stress. C'è cioè, lo stress, è, cioè noi, in realtà, il nostro fisico, se c'è neanche un ormone che è il cortisolo, che è l'ormone dello stress, quando noi siamo stressati, eh, esiste lo stress e l'eustress. Scusatemi, faccio una divulgazione veloce. Lo stress, oh, il distress e l'eustress sono due forme diverse. Cioè Lo stress è vitale, e io, per esempio, mi cibo di stress, cioè io trovo lo stress quando è gestibile molto positivo perché è un stress cioè quando tu sei il momento di stress è quello che ti permette il tuo corpo si mette pronto come se noi tornassimo eh, primitivi e cacciatori abbiamo fame e quando abbiamo fame tutti i nostri sensi sono al massimo perché hanno bisogno di mangiare e questo è importante anche eh, per esempio lavorare arrivare a un punto in cui non hai mangiato e hai tanta fame ma perché quando tu hai tanta fame il tuo corpo si comporta in modo diverso, ha bisogno dell'adrenalina, ha bisogno di alcune cose. Quando tu esageri con lo stress, questo diventa distress e il tuo corpo, che non è più in grado di generare ormoni, adrenalina e cose del genere, va in overload e quello diventa distress. E tu sei e dici, mamma mia, sono stressato, sono stanco, sto male. Ma nel momento prima c'è un momento magico che quello che è dato a me, è dato dalla stanchezza e, dal, e da una parte di digiuno. Io questo lo trovo in questo modo, ok. Altri l'hanno trovato in altre forme che secondo me non fanno bene. Io sono un salutista, però ecco il lavorare sotto stress, ad esempio, una cavolata so che devo fare una roba per, le, mh, per un dato orario. Se tu parti molto prima, non so se è successo, ma se hai tanto tempo davanti prima di fare una cosa, te la prendi con calma e non è detto che venga, perché non sei così a fuoco. Quando hai una diretta, per esempio, e sai che mancano tre minuti, il tuo cervello sa esattamente che cosa deve fare perché sa sì, che sì, deve sì. portare a casa il risultato e quello è lo stress. Lo stress è performance quando adesso è la fame. Devo mangiare quando? Adesso. Tutto quanto si rimette in fila come ordine di priorità e se riesci a ricrearla eh, in vitro, questa riesce a generare queste cose e in studio all'epoca si generavano così a volte si andava avanti per stanchezza, arrivavi a essere quasi distrutto e non dico che faccia bene, ma c'è un momento prima di crollare in cui il tuo cervello secondo me attinge a risorse eh, creative diverse. Sto dicendo in alcune cose che non farei, sì, sì. Eh, sì. Okay? Però dico, che si può creare in vitro questa cosa. Ma sottotitolare tradotto momento, in 12 salvatore. lingue sta roba sarebbe bene al ben ben mondo. Bene mondo. <ride> 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 Grazie Salvatore. È vero. È vero. Senti, io direi se vi va di passare pure all'altro disco, diciamo, eh certo. visto che abbiamo fatto una bella oretta piena di La fabbrica di plastica con un sacco di aneddoti eccetera eccetera, vedere pure che cos'è che non hai registrato tu, ma per te è una pietra miliare. Che dici Salvo, vuoi introdurlo sto disco? Eh certo. Allora, qualcosa. Tu. Ne sa più lui di me di questo no, disco, mi no. ha spiegato cos'è sto disco, io l'ho solo ascoltato. <ride> Allora, facciamo un salto un po' indietro nel tempo, eh, quindi dal 96 del disco di, di Gianluca andiamo all'89. L'89 è un anno particolare perché siamo ovviamente a cavallo degli anni 90, di lì a poco esploderà tutto il rock della parte. Eh, Ovest degli Stati Uniti, quindi il Grange, eccetera. Poi verrà appunto il, il rock inglese, eccetera. Quindi diciamo che dei tanti gruppi, tante band che negli anni Ottanta hanno fatto fortuna faranno poi un po' più fatica, ma questo al di là del pop, addirittura anche nel rock. C'è una band che io ho a cuore assoluto de, negli anni Ottanta perché per me non, non corrisponde a. Non so se mi, riesco a farmi capire, però c'è un certo concetto della band anni '80, la produzione anni '80. Per me, i Tears for Fears sono una di quelle band che travalica qualsiasi cosa perché oltre a rappresentare sicuramente un decennio di suoni, di, di brani, di singoli. Se ne sono poi usciti appunto nell'89 con l'album che vediamo oggi, che è il loro terzo album prima del diciamo del primo scioglimento, ecco. Che è The Seeds of Love, Il seme dell'amore, okay? che ha un, un titolo molto, molto romantico. Quanto poi di questo romanticismo, in realtà, nell'album c'è anche qualche qualcosa di molto impegnato perché era il periodo in cui comunque c'era la Thatcher eh, quindi ci sono molti riflessi eh, di, 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 di politica anche di sociale ed è un disco pazzesco pazzesco voi pensate che il disco precedente song from uh, a Big Chair che era l'album che poi li aveva portati al successo dove ci sono i brani anche un po più gli altri brani più famosi eh, era per darvi un ordine, diciamo di idee era costato all'epoca, sottolineo all'epoca, circa 70.000 sterline più o meno. Quest'album qua, che inizia nell'86 ad essere registrato, in realtà non è che sia una registrazione continua, perché poi ne fanno una parte nell'87 buttano via roba, cambiano tutto e ripartono dall'88, costò un milione e circa di sterline che al cambio odierno sono più o meno tra i 2 e i 2,5 milioni di dollari tanto per darvi anche il metro di quanto si riuscisse a spendere insomma all'epoca per... e sono cifre altissime se pensiamo al Black Album di Metallica che è uno degli album in cui si è stato speso di più fu speso un milione di dollari circa qui stiamo parlando di un milione di sterline insomma, <ride> capiamoci questo mh, perché? Un po' perché persero tanto tempo, insomma, anche al diciamo che loro cominciarono anche a trattarsi molto bene, eh, mettiamola anche così. Un po' perché effettivamente avevano eh, un'idea totalmente diversa dal passato. Loro avevano fatto, diciamo, il loro modello compositivo fino ad allora era stato molto legato ai mezzi elettronici nuovi degli anni Ottanta. quindi anche alle, diciamo, a della roba in sequenza molto quadrata, eccetera, su cui poi eh, loro adattavano la loro composizione, però a un certo punto sentivano che questa creatività su questo tipo diciamo di, 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 di stile compositivo era arrivata un po' alla frutta non riuscivano ad andare avanti quindi praticamente tornarono alle origini e al concetto vero e proprio di band ora ricordiamo che Tears for Fears eh, sono fondamentalmente due persone che sono Roland Orzabal che è questo qui e Curt Smith cosa c'era scritto che non ho letto? I Tears for Spears sono di Bath come Peter Gabriel. Deve esserci qualcosa nell'acqua. Esattamente, esattamente. Quindi Orzabal e Carl Smith, che tra l'altro suonava anche il basso. Orzabal è quello che quando sentite la voce è un po' più gutturale. Tra l'altro io eh, questo gruppo l'ho conosciuto tramite una cassetta che aveva mia sorella, che era un Gritti Stiz, dove c'era in copertina questo sole, tra l'altro. E io ho pensato per anni che fosse uno, cioè che fosse solo lui il cantante. Poi ho scoperto invece che erano tutti e due, e quindi hanno questo nuovo concetto diciamo di, eh, che gli permetteva diciamo, un suono diverso, più ricco, più colorato, più armonioso. Ora, non so se vedete la copertina, ma eh, qual è la prima band che può venire in mente guardando questa, una copertina del genere l'abbiamo nominata prima, sono i Beatles. C'è tanta, tanta ispirazione sulle composizioni, per... ma chi, chi non l'ha, <ride> ovviamente, però c'è tanta ispirazione. Però in questo album ci sono una marea di influenze, si va dal jazz al rock al pop. Io, soprattutto nel brano più famoso, eh, che eh, ovviamente, allora, il disco apre con, ma poi di questo ce ne parlerà Massimo, che lui, questo brano ne fa un uso specifico, comunque con Woman in Chains. Ma il brano più famoso è Sowing the Seeds of Love, che io lo definisco, me lo sono inventato io, una sorta di prog pop. Nel senso che alla fine è un brano molto complesso, molto sviluppato, che ricorda le cose più eh, ricche, orchestrali e corali dei Beatles. Beh, <ride> Eccolo. Sono andato a guardare gli altri titoli come erano su, su Spotify. <ride> Ed è assolutamente un brano che dai mille colori, cioè il brano che più esprime la copertina fondamentalmente dai mille colori e che cambia cambia costantemente, ci sono tante parti a volte sembra veramente un brano dentro l'altro che è un assoluto capolavoro per me è uno dei brani più belli assolutamente del quel decennio fa, fa capire anche la loro libertà sono pezzi da 8 minuti 7 minuti, 6 minuti e mezzo cioè sono Avevano... ogni brano è un concept in sé avevano cambiato totalmente, totalmente stile, totalmente concezione eh, e tra l'altro su Woman in Chains e eh, sul su un altro brano che a me piace tantissimo che è Year of the Knife, eh, c'è Bob Clearmontaine, famoso fonico e le, diciamo il resto è mixato e eh, prodotto e mixato dal, dal produttore dell'album che è Dave Bascom ma eh, su questi due brani c'è Bob Kelmont, è un fonico che ne abbiamo parlato anche tanto su Music Off, anche grazie a Alberto Lombardi, ma anche a, 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 a Rolling Stone, Springsteen, eh, chiunque è il Quindi maestro: è, è, è un maestro. E eh, devo dire che al di là di, eh, dei pari mix, insomma, eccetera è un album che suona da solo come si suol dire cioè, tu suonare bene anche uno di quelli che fa, fa suonare bene è anche una radiolina l'altra volta in una diretta abbiamo parlato degli Steely Dan ecco, cioè, questo è un altro album wow. di quelli che veramente suonano tra l'altro come sono musicisti Den, meravigliosi cioè... incredibili, c'è Simon Phillips c'è Phil Collins eh, c'è Pino Calle Palatino Adams. al basso eh, Oleta sì, Adams in tre pezzi Oletha che Adams. canta e suona cioè, incredibili incredibili quindi, e ci sono anche, tanti riferimenti anche dentro musicali dei Beatles cos'è ah. in Bad tu i titoli ragazzi non mi ricordo neanche i miei E in Bad Man's Song quello lì sì. a un certo punto c'è proprio uno special che è assolutamente Beatlesiano dei livelli fotonici però esatto, è ma anche il finale alla fine anche il in The Season of Love a me fanno in mente sempre i Jude cioè quei finali ricchi Bravo. super orchestrali super corali dove lì capisci però la, la... Cioè, prima hai detto alcuni dati, che no? uno dice un milione di sterline, due milioni di... Che e noi, noi siamo in un momento di grande crisi della musica, a prescindere dal fatto che siamo in, praticamente tutti in lockdown e non lavoriamo, ma la crisi è prima. La crisi è... Nel pensare che con una focus right, due input, eh, io possa creare lo stesso capolavoro che questi hanno fatto con 2 milioni di, di euro, di dollari. Ma non è perché hanno speso i soldi, è perché hanno investito in tempo. Cioè a volte il fare una cosa e potersi permettere di dire no, lo rifaccio ha un costo. A volte semplicemente non lo puoi fare perché ha un costo. Questo succedeva quando gli artisti erano un pochino fide e una mignotta, scusate il francesismo, e se ne sbattevano della parte economica, ok? E cioè, io sono un artista, dicevano, dice, probabilmente c'è ancora chi lo fa, io sono un artista, io devo esprimere quello che ho da dire e devo farlo in modo libero finché non sono contento. Costi quel che costi. Adesso ognuno di noi è... Un po' compositore, un po' produttore, un po' arrangiatore, ma è anche l'artista, ma è anche quello che produce esecutivamente, che lo mette su Spotify, che fa i post su social, che Siamo troppo coinvolti. Il coinvolgimento in un artista in diversi processi che non siano quelli direttamente creativi, che cosa fa? La gabbia di prima. Cioè che tu a un certo punto dici no, sto pezzo, cavolo, è sbagliata la stesura, avrei dovuto fare questo, però forse avrei dovuto farlo un tono l'arrangiatore avremmo dovuto farlo un tono sopra, perché senti come si, la voce come è più grande, beh, eh. Però cavolo abbiamo già speso. So, no, però no, no, poi oh, quanto costa? Eh, 1000 euro, oh, 1000 euro, però no oh, 1000 euro per cambiare la tonalità, non li spendiamo, no questa cosa nella parte creativa non deve esistere in questo disco di Mi riallaccio a La fabbrica di plastica. Noi una volta parlavamo in studio con c'erano gli altri musicisti. Era capitato di parlare di contratti e di soldi. E lui disse una cosa. Mi ricordo Greg Walsh, da inglese, cioè, se le genialità sono venute fuori dall'Inghilterra, parliamone, ok? Perché, nello stesso periodo in cui venivano fuori alcune genialità, noi ad, al massimo esprimevamo felicità con Urbana e Romina. Ora. Lui disse: Ma come voi in studio parlate di soldi? E mi ha detto: eh, Sai, stavo parlando delle fatture, ma tu come fai con Polygram, eccetera? E lui dice: No, andate fuori, non sporcate lo studio con i soldi. E. Dopo un po' l'ho capito, ho detto cazzo c'ha ragione, non sporcate lo studio coi soldi, cioè è qualsiasi cosa che tu devi fare per la musica e la musica non va bene, vai avanti finché non va bene, non, eh, però se facciamo anche domani sai ci sono questi soldi, allora devono essere disgiunti. Per questo dico, questo disco che è stato fatto con tutti questi soldi, torno quindi a Tears for Fears, è stato fatto il prezzo della libertà, il prezzo di dire qua ci vorrebbe un drummer così, chiamiamo quello là, quanto costa? L'artista non deve dire quanto costa chiamare Pino Paladino al basso, deve dire qua ci vorrebbe il suono di Pino Paladino e qualcuno glielo porterà. fine. All'epoca, ovviamente i dischi vendevano e generavano un business che al momento non, non è più non esiste, non esiste più, ma perché ce lo siamo anche mangiati noi stessi musicisti. E, e quei costi lì, li senti perché a distanza di cosa, 89, quindi siamo 32 anni dopo, tu metti su Woman in Chain. Badman's song, Badman's song. Tu dici ma, ma di cosa stiamo parlando? Cioè io ho scoperto quella canzone, veniamo perché ti ho detto questo disco? Perché il fonico Stefano De Maio, che io ho conosciuto già nell'89-90, ma poi nel 93 essendo in tour con lui, lui ha sempre messo su quello. E poi eh, Enter Sandman dei Metallica, due dischi. Quello Enter Semmman, uno per capire meglio insomma, la, anche la fasatura tra i sub. Che io mi sono messo a studiare anche quello perché ero patito dei, dei ritardi dei, di tutte le robe. E quindi andavo lì a rompergli le balle sostanzialmente. Ma cosa stai facendo? Eh, perché faccio questo? Ma cosa fai? Cioè, rompi balle, sono sei tipo i vecchi. Io no, non ho bisogno di diventare vecchio per andare vicino a un cantiere e fare l'umarel con le mani. Io lo sono già da bambino. Io sono già vecchio, sono un umarel da bambino e faccio le domande. E tu metti su. Quei, quei pezzi di Woman in Chain e ti, tutto perché c'ha lo shakerino e con quello lì capisci bene eh, come, come deve suonare uno shaker cioè ogni cosa che c'è in quel pezzo è come deve suonare perché c'è il basso fretless poi c'è il basso sintetico poi il basso vero c'è tutto e quando tu metti su quello sei a posto io ancora adesso ce l'ho sempre lì ho una cartella che si chiama reference io metto su quello e quando bisogno di pulirmi le orecchie c'è un po' che lavoro mixo, o registro eccetera dico ma dove sto andando? Metti su quello e ascolti, e a parte alla fine dici: Ok, non ce la farò mai, che questo è di solito il mio commento <ride> mentale. Non ce la farò mai arrivare a questi livelli. Mm, capisci che. Dietro c'è gente brava, cioè il sentire delle. C'è ancora gente brava, eh? perché attenzione, quando ascolti alcune cose anche di Bruno Mars, eh, ci sono delle cose, ci sono produzioni pazzesche, eh? katy Perry, c'è della gente c'è della roba che suona a dei livelli fotonici. Senti proprio il lavoro di un team dove ognuno sa quello che deve fare. E quando metti su i Tears for feel senti qualcuno che ha avuto un'idea della Madonna come, come canzone, come scrittura, e poi non ha avuto limiti nel. Pensare a come arrangiarla, come produrla e a chi farla suonare. Cioè, ci sono suoni di batterie, groove di batterie che quando senti questo, dici: Ma questo da che pianeta vi? Ma come fa una batteria a suonare così? Cioè, prova ad aprire Spotify, dai, non ce lo bloccheranno questo. Fai solo partire Badman Song. Cioè, quella roba lì. Pazzesco. è Pazzesco. La, la cassa della batteria è una delle cose più belle dell'universo. Poi, <ride> dici: Ok, metto su quella batteria, ascolti, dici: Oh. C'ha cioè. tutto, c'ha punta, c'ha corpo, c'ha definizione, ha tutto. E la stanza! Senti quando vieni giù rullante! Qua c'è Oleta Adams, eh? Beh, è una roba. Aspetta ah. che gli, faccio, gli oh. faccio la pausa. Attenzione, fatto bene, fatto attenzione bene. perché... Troppo, troppo. Eh, Poteva per essere una sonnata di cellulare, Thomas. Per chi non conosce questo disco... E stia, Ascoltatelo. Eh, e se stai pensando che questo è un disco con eh, suoni anni Ottanta... Guardate, che in questo disco ci sono delle chitarre rock fanno paura. Anc nella stessa Uomo Vincenzo, che è una è stratificata, arriva piano piano. Quando arriva la chitarra, ha un suono bellissimo. No, non nella non canzone no. che vi dicevo prima, uh, Years of the Knife, c'è una chitarra, ma ti sembra tipo Gilmour, quelle cose un po' col delay o alla 10. Ci sono delle cose pazzesche, Chitarristicamente parlando. Se poi pensi che non avevano i computer. Tu capisci che c'è roba. Io ho un ricordo meraviglioso, romantico di quando si missavano i, i dischi, che alcune cose le potevi scrivere, ma il mix chiamavi anche i tuoi amici che suonassero per dire tu seguimi questo, cosa che allora quando senti taradarada devi alzarmi questo e quindi con le mani sul mixer muovevi il mix, lo suonavi, ok? E lo facevi finché non veniva bene, dici. Ma come facevi a farlo sempre all'inizio alla fine? No, perché eh, poi potevi fare dei punch. E io anch'io ho fatto il periodo eh, con il camice, tagliando i pezzettini di nastro, mm -hmm. li tagliavi. Poi è arrivato Sound Tool su due tracce a fare questa cosa, ci ha semplificato la vita. Ma si facevano i tagli solo perché? Perché a volte. E con alcuni banchi non avevi così tanta automazione di, da poter chiudere e aprire i canali, quindi per non avere il soffio, cosa facevi? Chiudevi tutti i canali che ti servivano, i ritorni dei reverberi, bla bla bla, certo. passavi la parte che c'erano tre canali, l'avevi passata, poi riaprivi tutto, passavi l'altro e poi li incollavi. Però a quell'epoca, cioè, lo suonavi, quando ascolti quello e dici, ma questi hanno fatto tutto senza, senza Pro Tools, ma come hanno fatto? Quindi capisci veramente che erano degli astronauti, erano... E, e poi la musica, come suona Oletadans, cioè ci sono delle robe di pianoforti eh, incredibili, come cantano, come mix. E poi quando uno ascolta quello, tu metti su quel disco quello che senti lì, dopo deve suonare così. Eh, ovviamente non suona così forte. Mi dicevi che Steven Wilson l'ha ri rimasterizzato, rimissato. Sì, tra l'altro eh, ti confermo che non eh. suona, anche se prendete la riedizione in vinile, non suona così forte, ma è un plus perché sono quei dischi che più alzi e più... La musica prende vita, cioè i musicisti prendono vita intorno a te. Steven Wilson allora ha fatto il remix in realtà non quello del vinile in eh. 5.1 perché lui si sta occupando di fare dei remix. Eh, eh, di vecchi album eh, ah. in questa nuova, insomma, eh, in Sarrago. Insomma, il 5.1, questa nuova mm -hmm. modalità. Lui è specializzato in questo. È molto bravo, effettivamente. E quello che ha detto lui è che, al di là del discorso 5.1, che chiaramente lo devi fare perché non esisteva, eh no, certo. sul mix originale, lui ha detto: Io non, non avrei saputo cosa migliorare. Perché. Ma che cosa puoi fare su quel mix? Ma che cioè, È talmente <ride> perfetto. I suoni sono talmente belli che devi solo rimetterli lì. E... Ristampare il disco fine. No, e devo, devo veramente assicurarvi anche che la mia è una ristampa recente. Non è una ristampa dell'epoca. Io avevo le cassette all'epoca, come vi ho detto prima, delle, di mia sorella, ma eh, questa l'ho ripresa di recente e vi assicuro che suona certo. da, da, da autore. Io sono, per esempio, paura. sono un fan, cioè non sono così mh, maniaco dell'analogico nel senso del di, eh, di vinile o roba del genere, cioè il digitale quando un disco è stato rimasterizzato in digitale fatto bene e hai un CD, o meglio ancora un 2496, un 24 44. Va bene, cioè ne ho parlato proprio prima, parlavi di Bob Claire Mountain, ho avuto modo di conoscerlo, ho partecipato a un suo seminario, me lo sono intervistato, me lo sono chiacchierato, ha capito che lo conoscevo perché riconoscevi i rullanti in base ai suoi anni, il quale ha utilizzato, quindi lui ha capito che avevo ascoltato <ride> bene e, e gli ho detto anche "Ma in quel disco hai usato quel rullante Vabbè, vabbè ha capito e mh, cioè, comunque, il, 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 come dire, il suono di quei, di quei fonici è, è... Bisogna solo ascoltarlo e imparare. Ascoltarlo era anche l'epoca, Massimo, di quando... Come, come si chiamavano i musicisti? Di quando chiamavi i fonici o andavi in uno studio perché volevi quel suono? Assolutamente. Era quel periodo là. Chiamavi quel fonico non perché era uno che si era studiato il mixer, perché tu volevi... Il suono di quei dischi suoi, oppure andavi in quello studio perché sapevi che quella sala suonava così e volevi quel suono. No? Sono delle batterie di Sound City mi viene in mente, cioè o vai lì o vai lì. Eh no, anche eh... perché mettevi i microfoni d'ambiente e adesso noi abbiamo i reverberi a convoluzione no? che ti dice quel mm. tipo di stanza che ha un nome. Dice: Ma perché hanno messo esattamente quella stanza? Perché quando tu volevi quel suono di batteria, dovevi andare in quello studio. Ti organizzavi, mettevi la batteria, mettevi i microfoni e avrebbe suonato più o meno così. Quando vai a Abby road e io, come ti dicevo prima, ci ho registrato. Quando ascolti e li chiamano i, i tree, questi alberi altissimi dove mettono i microfoni, che sono microfoni a valvole di solito, lo utilizzavano dei 49, e senti loro come sono, senti il suono di Abbey Road. Cioè, a meno che non hai scritto una, una cavolata, perché insomma, avevo scritto delle robe molto semplici, perché l'abbiamo deciso all'ultimo momento per il disco La vita è di Neck, all'ultimo momento abbiamo saputo che eh, saremmo potuti, eh, insomma, eh, avremmo potuto andare a Abbey Road, ma... Il disco ormai era finito, quindi ho scritto cose molto semplici perché il disco era pieno. Se cioè, l'avessi saputo prima, avrei tenuto il disco più vuoto e avrei scritto delle robe eh, migliori. Mi sarei fatto aiutare, visto che non sono un, un musicista classico, e mi sarei fatto aiutare da qualcuno che scrivesse proprio per orchestra. Così, ma quando tu apri il microfono e andami e dici, cavolo, ma queste sono senti gli archi dei Beatles. Ed ecco il suono lì. Ed ecco il suono lì. E quindi, quando Io... volevi andare in un posto, andavi lì con quel musicista. E con quello studio, il suono era quello perché il banco è quello certo. nello studio. Quindi, il suono del NIV o il suono del, dell'SSL. Cioè, Tornavi in uno studio e dicevi: questo, questo pezzo deve suonare così. Andiamo a missarlo là. Andiamo, noi, il disco del mio gruppo lo andavamo a missare agli Even Studios perché aveva un SSL 4000. Che cosa aveva l'SSL 4000? Aveva noise gate e compressore su ogni canale e il bus sul master gli altri non lo avevano quindi se avevi anche registrato che non avevamo tutto questo budget un pochino così con del soffio il nastro non era il top mettevi l'expander ti toglieva un po' il soffio dal nastro avevi quel soffio cioè l'SSL ti dava quella possibilità di avere un suono che gli altri non avevano volevi usare MCI eh sti cavoli non avresti mai avuto il suono dell'SSL tra parentesi, quello che dicevamo prima anche dei musicisti è che questo album, la cosa che mi fa impressione è che è stato prodotto e molto anche registrato con qualche po' di, di edit dopo ma molto con la logica della jam session Paz è pazzesco pensare questa cosa ed è, e tra l'altro mi viene da pensare che non è che tu chiami Phil Collins alla batteria perché vuoi fare il figo magari un po' Tu chiami Phil Collins la batteria perché quando te lo metti in agente session, vuol dire che vuoi vedere che Phil Collins non ti tira fuori l'asso su qualunque cosa. Non è che sta lì a suonare solo la batteria. Vuoi che non ti risolve il pezzo. Perché sono musicisti completi, sono musicisti. A 360 sono musicisti gradi. che hanno. Ehm, sono musicisti bar artisti, cioè tu non chiami Phil Collins per farlo suonare come Lele Melotti, ok? <ride> Perché Lele Melotti è un batterista quasi inarrivabile, ma che non ha il suono di Phil Collins. Cioè, Acco. tu chiami Phil Collins se vuoi il suono di Phil Collins, i film di Phil Collins. Chiami un musicista se vuoi, se lo conosci, se vuoi il risultato che lui ti può dare. E quindi se hai, e adesso ovviamente sono passati gli anni, ma se avevi un, un, un brano già programmato, con le sequenze, tutto a clic, eccetera, o chiamavi Melotti o chiamavi Golino. Ma non è che potevi chiamare tanta gente, neanche i famosi americani, cioè non è che li chiamavi loro, ti suonavano, e dicono: Ok, però poi lo rifai, eh? E invece erano ovviamente cose diverse. Per questo, vedi, non so, il disco anche di Pino Daniele, dove c'era Manukace, o Manukace, dove si mette l'accento, che c'è anche in questo disco, peraltro. Che c'è anche lì, perché lo senti quando. <ride> cioè, tu vuoi quello, se a un certo punto c'è l'attenzione, cioè tu dici vorrei quel portamento di Charlie lì, allora o trovi qualcuno che lo fa, oppure quell'altro. cioè tipo Peter Gabriel chiamava eh, Stuart Copeland a fare i Charleston, cioè tu chiami il batterista dei police per fargli fare il Charleston, cioè per fargli fare... per fare questo, però come te lo fa, lui non te lo fa nessuno, allora tu es... cioè ti allarghi a tutta questa roba qua e quello è quello che fa poi grandi certi dischi che se stiamo parlando adesso di quel disco lì ragazzi qualcosa ci sarà dentro eh. cioè, allora leggo questo minuti. commento leggo questo commento di Emanuele Sereni Max che è una freghiera Max ve prego in ginocchio virgola sui ceci voglio una rubrica su questo, le console il carattere di, dell'SSL, della NIV dei comp e Q, quelle storie lì e daje quindi questo sarebbe aspetta, veramente, bene, figo, ti faccio, veramente figo. Ti faccio vedere anche eh? il problem solving di questa roba qui. Ah, sarebbe un'ottima rubrica perché che... si imparava tanto anche a farle Voglio... funzionare aspetta, certe cose. 5 ce l'ho qua. Vedi, io ho questa mania. Allora, vedi qua, l'ho ricablato finalmente. In questo caso, aspetta, devo andare di qua col telecomando che mi sono pecciato oggi le cose sto registrando un mio pezzo eh, elettrico sono tornata alle cioè, ore di fare un po' di casino ognuna di queste macchine scusatemi ma adesso ho davanti il mixer perché era quello che sto usando per la diretta avalon e cioè, devi conoscerle mh, diventa passione ma diventa una cosa che che è vita cioè io purtroppo anch'io mi sono impigrito eh, e quindi la l'apollo, attacchi l'apollo, metti lì, ho la simulazione di quella, la simulazione di quella e quella. Poi passo il Pro Tools HDX e l'altro giorno mi sono ricablato tutto. Ho detto perché? Perché mi sono stancato di accontentarmi. Non è possibile che io mi accontenti e che lì io ascolti una roba di 20 di anni fa, di 10 anni fa, e sento una cosa che degrada. E allora ho attaccato, mi faccio il basso, attacco il basso nell'avalonto, uso il compressore pre. Poi le Q lo metto post, poi mi sono andato dentro nel TL a 100. Poi vado e dico: Sai cosa faccio? Fammi sentire, uso il convertitore dell'eventide, quello di Avid o Apogee. Cavolo, l'Apogee sotto a quella C apprezzare queste cose. Cioè, se una volta potremmo anche fare una direzione, parliamo di un po' di roba, ma dallo streaming non si, non si possono apprezzare certe differenze. È che bisogna essere abituati a sentirle. Io fortunatamente ho iniziato in, in studi dove, essendo il ragazzetto che, come ti dicevo, con le braccine dietro, aspetta, vi faccio anche la mossa dell'umarel, così siamo attualmente sociali, così io le di dietro, no? Così con l'umarel. Scusi, ma non è che quello lì del cantiere. Mi hanno insegnato ad ascoltare, cioè, imparare ad ascoltare. E cioè, l'avete fatto anche con Yuri, ma. È molto importante, ci sono anche dei trucchetti, puoi fare il mono, il controfase, alcune cose per sentire robe che difficilmente sentiresti, puoi fare togliere il mid, lasci solo i side, un po' di robe, ma devi essere abituato ad ascoltarle, altrimenti uno vale l'altro. Io per esempio se devo fare una batteria vera e voglio fare un cer una certa cosa sugli ambienti, io attacco i distressor, metto il nuke, che è una funzione di compressione, e sono sicuro di ottenere quel suono, metto la distorsione di terza armonica se voglio avere quel rullante che mi faccia... e... Però purtroppo sono tutte cose che si sono un po' perse e che adesso io invece me l'ho vista e mi faccio questo pezzo qua, che potrebbe pure non uscire. O eh, le... Mi voglio permettere il lusso di fare le ricerche che si facevano quelle volte lì. Perché? Perché e dici, ma perché? Se poi dopo il disco non venderà oppure se non farà. Perché sì, perché questo è il mio mestiere, questo è quello che voglio fare e non ho mai pensato quando, quando sei ragazzina e pensi di fare da grande musicista, non pensi voglio fare musicista così guadagno i soldi e quindi se guadagnerò i soldi ma facendo il disco spendo meno, guadagno di più, non hai pensato questo quando volevi fare musicista volevi suonare, dire quello che avevi da dire, andare su un palco a fare e vedere la gente che fa questo. Tutto il resto sono cazzate. scusate, non si possono dire parolacce, sono cavolate, la musica merita il 100% di te. Se tu non ti dai il 100%, lei non ti darà il 100%. Sai che questo è il costo, perché tu puoi dare il 100%, ma potrebbe tornarti indietro molto meno. Ma ti tornerà indietro che cosa? Di meno di fame e di soldi, ma non di soddisfazione, perché quando tu fai una roba e la fai fatta bene, la senti e godi, quel godimento è a prescindere dal successo che avrà e dai soldi che ne, ne, ne trarrai. Ok? È fine cioè è adesso che abbiamo una visione distorta che pensiamo che se facciamo una cosa bella è bella, ma penseremo che è più bella solo se la postiamo e solo se avrà X numero di like. E se non avrai like non ci sembrerà bella. Perché quella se è bella è bella dentro la parte estetica, è una parte estetica che tu apprezzi, che hai a prescindere da ciò che pensano gli altri. Quindi è, è, è la e il diciamo il fatto di. Della conferma che ci danno gli altri che a volte ci fotte dall'apprezzare le cose che abbiamo già fatto, sì, sì, sì. quindi, questo è, è dentro nella musica. Quindi, quando sei lì e lo fai, è yeah, yeah. No, poi arriva il discorso e dice: oh, Ma è poco radiofonico, così non me ne fotte niente. Sto facendo musica e questo sono io. Fine. Dopodiché, ci sono le altre, le altre fasi dei mestieri, assolutamente. Bene, grazie, sì, Max poi... è sempre stupendo e questa l'utilità anche... il fatto di, di tornare soprattutto in questo tempo così incasinato è vero che tante volte è difficile però avercela chiara questa vision secondo me è importantissimo ribadirlo ritornarci perché questa poi la, deve essere l'ambizione ma non del musicista della vita di ognuno no? di trovare una sua identità di essere veramente fa una vita piena felice non relativa a un valore che ti dà qualcun altro che questa cosa ti fa stare continuamente sotto pressione, sei sempre se stato, stai male, insoddisfatto, non c'è abbastanza like e eh, ti, ti girano le palle. Questa cosa è pericolosissima. Eh, ecco. Sì, è pericolosa, Ovvio che non sto dicendo che chi lo fa sbaglia tutto, perché ci devono essere entrambe le componenti, ma l'equilibrio le, tra queste componenti è così. Cioè eh, le, mi è capitato mi hanno, hanno fatto l'invito su Clubhouse, no? Allora, con voi mi hanno parlato di Discord, quello mi hanno parlato di Clubhouse, e poi c'è, io ho i 350 studenti tutti i mesi da seguire sul mio laboratorio, e poi c'è Facebook, e poi c'è quello, <ride> e dico, tutto questo è perché questo qui per fare musicista ti serve, ho capito, ma io ho bisogno di spegnere il cervello, spegnere il computer e fare della musica, io queste, questi giorni che mi, mi sveglio la mattina presto e mi metto qua con le cuffie perché non posso disturbare, e faccio solo musica, faccio quello per cui... Io ho fatto alcune scelte nella vita. Vero che i social sono importanti, vero che tutto è importante, biribibibibibibibibibibibib, ma la prima cosa importante è la musica, eh? perché se no, se io abbasso il mio livello di qualità della musica, poi posso diventare più bravo col marketing e potrebbe funzionare più la musica, peggiore adesso rispetto a quando eri tu meglio, ma avevi meno senso di marketing. Ma sei felice? La domanda è sempre lì. <ride> cioè. La cosa peggiore che può fare un artista è fare successo con un pezzo che non gli piace. Quindi se tu ti senti artista e una parte di arte che tu hai, devi rappresentare te stesso e sperare di avere un minimo di successo con quello, piuttosto che, e piuttosto che è proprio voluto in questo caso in opposizione, fare un qualcosa di cui non sei orgoglioso ma che ha successo, perché crea una frustrazione. E quando quello che hanno fatto in questo disco, per tornare a bomba, perché non è una lezione di, 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 di varine mia, è... E hanno fatto questo, hanno fatto veramente quello che gli piace. Hanno fatto sì, quello che sì, gli sì, piaceva. Sì, sì. Cioè tu senti quel pezzo lì. Questi, da vecchi, saranno per forza orgogliosi tutta la vita di quel pezzo lì. Perché solo. Ma tu pensa. Spin one and two, un altro disco. Quando entra la batteria e fa. Fine. Per me è valsa la pena che qualcuno vivesse soltanto per fare. Cassa rullante e poi. Ci sono momenti che sono, diventano indimenticabili e rappresentano una un'astina, l'asticella. Più qualcuno alza l'asticella e più eh, tu sotto ci passi, però vuol dire anche che devi saltare più in alto per alzarla anche tu se vuoi alzarla, se no passi sotto e nessuno se ne accorge, non è il limbo. A me quell'effetto limbo lo fanno in tanti brani, mi ricordo per esempio Dreams dei Fit to Mac, Back, no? dove c'è quel wow. trattato, tra fin, basta, poi chiudo il pezzo bravo sto a posto così bravo <ride> cioè... bravo Poi oh, io vi devo anche dire una piccola curiosità su, sul disco vai vai mm. che il brano Sword and Knife fu presentato mm. nell'86 dai Tears for Fears eh, per, come provino per la colonna sonora di un film che è Sid e Nancy che oh. da... Che, che magari chi non lo sa è il film che raccontava la storia di Sid Vicious, Sid Vicious. E Nancy, insomma la storiaccia finita male 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 e con tanto di accoltellamenti. tra l'altro quindi nel titolo infatti c'è Knife e, però fu scartata dalla produzione e poi rientrò nel disco però no, io anche sentendo il brano non capisco bene in che scena dovesse andare però eh, era una curiosità bravo, <ride> Così. interessante e magari c'è un repetivo rabbia. e Sono... eh no no non sono Ragazzi, gli album senza riempitivi, potresti fare veramente tutti i singoli qua. Poi chiaramente c'è il brano, quello in of Love, che è talmente enorme come, come brano, come qualità di composizione, eccetera, che svetta, ma gli altri, ecco, se quella è il 10, gli altri stanno al, al 9,5. Sì, era un periodo in cui facevi, facevi il pezzo per fare il pezzo, poi facevi il Radio Cut. Io anch'io, da produttore, quando con, certo. con me abbiamo, abbiamo cominciato ad andare all'estero, abbiamo fatto dei pezzi più lunghi e poi dovevi fare tipo in Germania. Già a fine era intorno al 97-98. In Germania, volevano i pezzi che non fossero più di 3,40 e cavoli dici 3,40 mi manca un ritornello. Cioè, e quindi si andava <ride> con i, su da Baglio perché doveva andare fino a Pensa. Partivo da qua per andare fin da Milano da Baglio per, per partire dal nastro da Dededello, De, lo importavi, tagliavi per fare questi editing. Però eri libero, lasciavi libero l'artista, in quel caso io ero anche compositore e arrangiatore, oltre che produttore insieme a lui. E cioè io lui scriveva i miei pezzi, poi io arrangiavo e producevo. Peraltro lui aveva fatto anche il, eh, il servizio civile in quegli anni. Però mh, tu eri libero, facevi il pezzo perché il pezzo doveva funzionare così, perché tu era quello che volevi dire, era quello, fine. E dopodiché facevi il taglio per... Eh, Diciamo essere accettato dal mercato è diverso a partire con l'idea di fare qualcosa per il mercato, è molto diverso a livello creativo. Io vedo anche, sai cosa? vedo anche una parabola che un po' è stata tecnologica, ma anche ovviamente di decisioni di mercato, cioè, risalendo anche agli anni '50. No? il limite del 45 giri, poi il 33 giri che ampliò, ta... Beh, ma non solo nel pop e nel rock, anche nel jazz. Prima non potevano fare gli assori e le improvvisazioni enormi, poi finalmente col 12 pollici sono eh palle. Certo. Quindi la libertà che poi fu lasciata agli artisti anni '60-70 poi questa parabola ricomincia piano piano a scendere adesso siamo arrivati al punto che all'artista, al musicista gli viene chiesto mi fai un pezzettino ne parlavamo con un nostro caro amico in comune l'altro ieri mi fai un pezzettino che poi tanto lo metto in loop senza glitch ah, allora tempo, era, Pas quanti... era Pasquali esatto che era Pasquali. <ride> quanti, quantizzato, <ride> sì, sì. quantizzato perché poi se lo taglio in mezzo deve, deve andare bene lo stesso che è un po' degli usi la risposta Guarda, la risposta la diede durante un album che è eh, un mio vanto, perché mi ha, di là ci ho attaccato il Grammy per quello, disco di Laura Pausini, e resta in ascolto, escucia, Celso Valli, sto registrando la chitarra, sarò velocissimo, eh? sto registrando la chitarra, il fonico dice «Celso, il ritornello dopo è uguale, se vuoi lo copiamo». E lui l'ha guardato ha detto fa, «Copiamo? Questo qua è un musicista, adesso lui lo risuona, dovesse succedere che fa una roba pazzesca, copiamo quello dopo qua». Ma l'ha appena suonata, e l'ha fatto bene, intanto lo farà bene oppure lo farà meglio, ma almeno copiamo quello che è venuto meglio. Non c'è una volta la performance era sempre sul divenire e c'era questa cosa che ti stupiva, cosa che nel momento in cui luppi, copi e incolli non hai più, e dopo ti lamenti che il disco magari è freddo oppure viene utilizzato come sottofondo. È normale, bene cari, è stato veramente stupendo. Appuntamento mitico. Oltretutto. Vi spoilerò un po' di cose nuove. In Intanto martedì ci sarà eh, una diretta con Pietro Quilichini. Martedì sera che è un bravissimo chitarrista, un, uno proprio top, che è stato per tutta una serie di motivi un po' fermo e adesso finalmente riconnesso con, eh, per bene col mondo, video, audio eccetera. Martedì lo portiamo e faremo il Devasto e poi la... Venerdì prossimo facciamo un altro giro di Consiglio un disco. Stavolta con un altro ospite che è Osvaldo Lo e parleremo con lui di tutto un altro percorso. Poi Max martedì 16 c'è la terza puntata di Music of Young con i tuoi figliocci. e Faremo un altro giro con loro, con quattro altri nuovi bravissimi, che nel frattempo stanno facendo percorso pazzesco proprio su discord stanno sono divisi in otto gruppi adesso presi assolutamente casuali perché sono diventati 37 nel frattempo e stanno costruendo scrivendo arrangiando registrando producendo anche il video di un brano da zero e loro non sanno ancora cosa ci faremo con questi brani che loro stanno facendo però è già una scuola pazzesca e un sacco di colleghi e eh, e di altri padrini come te della, del, dei ragazzi si stanno prestando per dare una mano qualcuno col mix, qualcuno con dei ritocchi, qualcuno con delle parti che magari non c'era il bassista e così eh certo. via. Quindi è un altro percorso un pazzesco. Guarda, e... cercando le tue foto, ti faccio vedere questa, cercando le foto eh, per di Grignani, quelle lì, ho trovato questa foto e se non riesci a metterla a fuoco. Siamo io e, io e Donato Begotti e <ride> in quel del 92-93. Eh, non riesci, sono troppo vicino. E, e quindi dico loro: adesso le collaborazioni ovviamente si fanno via internet. Così però il, parlare con altri chitarristi che hanno stili diversi è sempre arricchente. È sempre arricchente. Quindi fai fatto molto bene a metterli tutti in contatto perché sicuramente ognuno di loro crescerà prendendo qualcosa da quello. Sì, 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 sì. Poi che sono già bravi, giovedì... eh? eh no? Infatti, tanti sono pazzeschi. E ultimissima, giovedì 18 abbiamo questo grandissimo onore di avere ospite Birelli Lagren, uh. che sono, con, sono, sono tremando proprio all'idea. <ride> cioè, Lui credo. è proprio un, un mito incredibile. E ha visto un po' di cose che abbiamo fatto in quest'anno. Oltretutto, tra i video che io mando sempre c'è una delle dirette che facemmo con te, con Ciro e con Donato, quella di quest'estate sulla didattica. Sì. Ho detto: Si è visto varie forme. Ha detto, Guarda, ci sono, non voglio assolutamente essere pagato per questa cosa. Di solito lo faccio a pagamento, ma vengo gratis perché capisco lo spirito con cui lo state facendo di stare vicino ai, mu ai musicisti in questo momento di grande solitudine che abbiamo vissuto tutti quanti. Quindi, se posso fare il mio piccolo magari suonerò Ma qualcosa se posso eh, scusami sì. Thomas, a me Salvatore ci paghi però eh? cioè non sì, è che adesso tu... viene <ride> Salvatore tu cioè, eh, I... fa... tu Iban... fattura sì. Ivan sotto, fai ah, scorrere in sovraimpressione, sovraimpressione. fai scorrere in sovraimpressione <ride> il Liban mio di Salvatore <ride> Bene, cari, allora, intanto, se avete visto questa diretta su YouTube, sui canali di Music Off su o da massimo, mettete un like a questo video e ricordatevi di lasciare un commento dopo la diretta. YouTube è sempre scemo e non trasporta i commenti che avete messo durante la diretta lassù. Ma perché? Eh, ma guarda, perché non, non lo, lo capirò mai. Non lo capirò mai. Eh, Veramente esatto. scemo dentro. Voi restate qua che così adesso ci salutiamo per bene. e Noi ci vediamo martedì sera alle 21 con Pietro Quilichini. Grazie mille di essere stati con noi. Ciao a tutti. Ciao, 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 ciao buonasera.